Buongiorno dagli studi di Tele4, benvenuti al consueto appuntamento di prima mattina con Sveglia Trieste. Come sempre nella prima mezz'ora, rassegna stampa, previsioni in meteo e situazione del traffico in città. A seguire dalle 7.30 alle 9 avremo quale ospite la Presidente della provincia di Trieste, Maria Teresa Bassaporopat, e poi dalle 9 alle 9.30 per la rubrica Sveglia in Salute, Umberto Bosazzi si dialogherà con lo psicologo dottor Paolo Baiocchi. Come sempre, per rivolgere domande ai nostri ospiti potete chiamare lo 040 313 993. Allora, iniziamo subito a guardare la prima pagina del Piccolo di oggi, che apre con l'argomento vino Terrano, dove leggiamo che l'Unione Europea frena Lubiana. La Slovenia insiste per l'esclusiva del marchio, ma il commissario di Bruxelles, Hogan, apre uno spiraglio. Cerchiamo una soluzione che non scontenti nessuno. Al centro una foto di un tram che era in servizio a Trieste fino alla fine degli anni 60, tram 447, il mito torna in servizio ma a Torino. E per molti anni ha solcato le strade di Trieste, poi ha continuato il suo servizio a Roma e ora, dopo un lungo oblio, sta per tornare a nuova vita, a Torino. È l'unico tram dell'ex rete urbana della CEGAT ancora marciante in Italia, testimone scomodo di scelte poco lungimiranti della politica triestina degli anni 60. Subito sotto il titolo La crisi minaccia la salute, uno studio rivela che il 40% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia riduce le spese per le cure. Infatti leggiamo subito sotto che la crisi allontana la gente da medici, ospedali e farmacie. Non è una bella notizia, visto il motivo, troppo spesso non ci sono abbastanza soldi e così taglia qua e taglia là, si finisce col rinunciare persino alle cure. Sulla sinistra, per quanto riguarda, la politica, poi approfondiremo, nella manovra il part-time per gli over 63. E ancora più sotto, la dura sanzione inflitta dal Presidente della Camera Boldrini al capogruppo leghista Fedriga, infatti per intemperanze in aula è stato sospeso, come vedremo, per 15 giorni. Di spalla torna il tema del debito di alcune aziende di Esit con Equitalia. Infatti vi è un ultimatum di Equitalia sul maxi debito, nuovo atto di Equitalia che intima all'Esit di saldare entro 5 giorni il debito con l'amministrazione finanziaria ammontante a oltre 8 milioni. Più sotto una curiosità: a Patriciano, piscina riscaldata anche per i cani. Inaugurata la prima piscina riscaldata per cani a Trieste, a Patriciano, l'unica in regione per le sue caratteristiche. E ancora sotto un caso di cronaca nera, Maxi Rissa in un locale in via Caduti sul lavoro, con 30 persone coinvolte, e quindi il bar è stato chiuso per disposizione della questura per 15 giorni. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Piccolo. Passiamo a dare un'occhiata alla prima pagina dell'altro quotidiano locale della regione, cioè Messaggero Veneto. Titolo principale di apertura: Protezione civile, la regione fa quadrato. La presidente Serracchiani bacchetta l'assessore Panantin, resta nostra, non c'è alcun timore di perderla. Difesa della specialità, fronte comune dei sindaci che varano un manifesto. A centropagina una foto che riguarda, presa da un filmato postato sul web, dove uno studente tira una scarpa contro il prof. Questo è successo all'Istituto Malignani di Udine e le immagini sono state riprese dai compagni e ovviamente con il telefonino. Sempre in alto, anche qui la notizia che riguarda la sospensione di Massimiliano Fedriga alla Camera dei Deputati, l'ira del leghista fa così per tapparmi la bocca. Questo per quanto riguarda i titoli principali del Messaggero Veneto. Magari sfogliamo qualche pagina, le prime pagine di attualità. Specialità da rafforzare, fronte comune dei sindaci. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'ANCI, propone un manifesto per tornare a essere attrattivi.
presa di posizione sulle UTI, errore aver dato ai commissari poteri straordinari. Divisi sul, leggiamo magari qualche riga dell'articolo. Divisi sulle UTI, i sindaci si preparano a far fronte comune in difesa della specialità regionale che la crisi, la fuga dei giovani cervelli, la desertificazione di imprese, banche multiutility, ipoteca a sentire gli amministratori locali almeno al pari dell'ostilità covata dalle regioni ordinarie. I comuni, roccaforte dell'autonomia del Friuli e Venezia Giulia, sono pronti a fare muro, giocando all'attacco e non in retroguardia, con un manifesto destinato al governo regionale, cui dar forma in sede di un tavolo aperto a tutti gli amministratori locali della regione. A proporlo è stato ieri il leader dell'ANCI Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta, tirando le fila dell'assemblea straordinaria dei sindaci ospitata a Pasean di Prato. Propongo di istituire un tavolo ANCI con amministratori e primi cittadini in rappresentanza di tutti i territori e le appartenenze politiche, ha detto Pezzetta, per fare sintesi sul futuro della specialità. Dobbiamo metterci nella condizione di competere con il sistema del Nord, tornare ad essere attrattivi per le attività economiche, riuscire a trattenere i giovani sui nostri territori, per tornare protagonisti e non essere più additati come assistiti. Questo per quanto riguarda le prime righe di questo articolo. Sempre abbiamo visto prima il titolo che riguarda la protezione civile, che la Serracchiani appunto afferma che resterà un'eccellenza della regione, non è in atto una deprivazione di competenze né tantomeno un attacco all'autonomia. Le peculiarità della regione sono troppo importanti per essere estratte di continuo dal cassetto delle polemiche. Una nota di Riccardo Riccardi, di Forza Italia e Consiglio regionale: è grave che la regione perda un fiore all'occhiello come la protezione civile e stupisce il ritardo sia del PD che dell'assessore Panontina. Infatti, ieri l'assessore Panontina aveva lanciato, appunto sulle pagine del Messaggero Veneto, l'allarme sul futuro della protezione civile. Una preoccupazione, aveva spiegato, per il rischio derivante dal fatto che la competenza ora concorrente in materia legislativa tra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia diventerà di esclusivo appannaggio dello Stato. Parole che ieri la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, appunto ha smentito con forza e con irritazione dopo un duro interlocutorio, dicono i ben informati, con l'assessore. Uno scontro tutt'altro che appianato e che palesa una conflittualità che si trascina ormai da tempo. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia, replica dunque a distanza, resta in capo alla regione ed è destituita di fondamento qualsiasi illazione o allarmismo in merito al suo trasferimento alla competenza nazionale. Il testo del disegno di legge, continua la Serracchiani, ed è già disponibile al pubblico e senza fatica avrebbe potuto essere letto e non permette in alcun modo di dedurre che sia in atto contro la regione una deprivazione di competenze né tantomeno un attacco alla nostra autonomia. Ecco, questo per quanto riguarda questa nuova problematica. Vediamo ancora qualcosa sì, questo ci può interessare. Unioni civili e adozioni, parlamentari friulani divisi, IPD regionale compatto, ma Lega, Forza Italia, AL per l'Italia CD promettono battaglia. Ha firmato Carlo Pegorer, ha firmato il disegno di legge Cirinnà che va sostenuto con forza e tenacia, anche come sufficiente mediazione tra diverse sensibilità. Per Alessandro Maran la discussione è appena avviata, non ho alcun pregiudizio, ma penso che il tema debba essere trattato in tempi rapidi. Per Sandra Savino, coordinatore regionale anche di Forza Italia, il mio riferimento resta la famiglia tradizionale, anche se mi rendo conto che vanno tutelati i diritti di chi sta insieme da anni. E infine, Massimiliano Fedriga, faremo una battaglia feroce perché per una misura ideologica il PD mette a rischio il futuro dei nostri giovani. E quindi vediamo come andrà avanti questa riforma. Bene, io direi che possiamo a questo punto tornare sul piccolo di Trieste. Abbiamo visto la prima pagina e quindi iniziamo a sfogliare le pagine interne e sempre in tema di riforme e manovra del governo, vediamo questo titolo che dice pensioni part-time per i lavoratori over 63. Una delle proposte per aiutare la flessibilità in uscita a partire dal 2016.
Poi abbiamo sentito anche nelle notizie di ieri che è stato elevato l'uso del contante a 3.000 euro, mentre vi è incertezza per quanto riguarda la spending review. Vi è stato un sondaggio di Demopolis, riportato qui in questo riquadro, che riguarda la riforma del Senato e vediamo che, secondo i risultati di questa indagine, il 66% degli italiani è favorevole al superamento del bicameralismo perfetto, mentre solo alcuni passaggi della riforma risultano chiari all'opinione pubblica e solo il 22% degli intervistati ritiene la composizione del nuovo Senato una scelta naturale per rappresentare i territori. È un giudizio in chiaroscuro, quello che emerge dal sondaggio Demopolis, afferma il direttore Pietro Vento, prevale nell'opinione pubblica un largo consenso che rassicura il Presidente del Consiglio Matteo Renzi in vista del referendum confermativo che dovrebbe tenersi nel prossimo autunno. E poi nei prossimi giorni vedremo come viene costruita questa legge di stabilità per il 2016. Abbiamo visto qui appunto alcune anticipazioni in essa contenute. Continuiamo a sfogliare e siamo sempre sulla politica. Quagliariello agita il nuovo centrodestra, usciamo dal governo. Il coordinatore nazionale lascia l'incarico in polemica con il ministro Alfano. Minaccia di formare un gruppo autonomo, lo seguirebbero tra i 5 e gli 8 senatori. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo pronto il collegamento con la nostra Alice Pelicanò per la situazione meteo oggi a Trieste. Buongiorno Alice, cosa ci racconti? Sì, buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Per oggi sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse ma in attenuazione. Temperatura in leggero aumento con minime di 15 e massime di 21 gradi. Venti deboli tra est e sud-est con residui rinforzi di bora nelle prime ore della giornata. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in diminuzione e visibilità buona. Per domani invece sono previste iniziali condizioni di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni in attenuazione però in serata. Temperatura in diminuzione con minime di 12 e massime di 17. Mare quasi calmo e visibilità buona. Per ora è tutto, ti restituisco la linea, auguro a tutti una buona giornata. Grazie ad Alice Pelicanò per queste informazioni. Torniamo a sfogliare quindi il piccolo di Trieste e vediamo di approfondire il titolo che abbiamo letto prima sulle prime pagine, che riguarda appunto la bagarre in aula alla Camera dei Deputati, dove la Presidente Boldrini ha sospeso il deputato triestino, nonché capogruppo della Lega, Massimiliano Fedriga. Sia a lui che a un altro leghista comminata la massima sanzione, fuori per 15 giorni. Il triestino ha rifiutato di uscire con ingiurie il suo collega invece ha pronunciato delle ingiurie alla Presidente Boldrini. La reazione di Massimiliano Fedriga, tapparci la bocca è vergognoso, ma non ci intimorisce affatto. Vediamo magari qualcuna delle prime righe, anzi mi fermo un attimo perché mi segnalano dalla regia che c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, parla Livia. Prego, signora. Senta, per cortesia, volevo sapere perché con voi non c'è più la nostra cara Laura Bucarella. Laura Bucarella è in dolce attesa e quindi è a casa Ah, beh, a allora ho riposo. piacere, le Quindi. faccio tanti auguri e grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, stiamo appunto leggendo quanto accaduto alla Camera dei Deputati, sbattuto fuori dall'aula durante la seduta di mercoledì 7 ottobre, quindi parliamo di una settimana fa. E ieri la sentenza, sospensione per 15 giorni, la massima sanzione prevista dal regolamento in Parlamento. Avesse potuto, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, gli avrebbe appioppato pure le orecchie d'asino, come si fa a scuola. Massimiliano Fedriga, numero uno dei leghisti a Montecitorio, incassa il colpo, ma non ci sta a prendere lezioni, tantomeno di democrazia. Perché di questo si tratta, secondo il deputato triestino, che per la sua intemperanza, le veementi proteste durante il dibattito sullo Ius Soli, non potrà partecipare per l'intero periodo deciso appunto ieri dall'Ufficio di Presidenza ai lavori legislativi. E dunque neppure alle commissioni e alle riunioni dei capigruppo. Uguale sanzione per Gianluca Pini, un altro deputato del Carroccio.
Contro le sanzioni ha votato ieri solo Davide Caparini della Lega, mentre Riccardo Fraccaro di Movimento 5 Stelle e gli altri due componenti grillini dell'ufficio di presidenza erano assenti dalla riunione. Questo appunto per quanto riguarda Massimiliano Fedriga. Abbiamo visto dalle notizie nazionali, tangenti, tre arresti, appalti pilotati per le buche a Roma, immanente due imprenditori e un funzionario del comune, le mani anche sulla prima gara del Giubileo subito bloccata. E quindi sembra che appunto questo tipo di andazzo non conosca assolutamente una fine. Il Papa chiede scuse per gli scandali romani, mea culpa sorpresa di Bergoglio prima dell'udienza generale dedicata soprattutto ai bambini. E infatti leggiamo che il Papa si è rivolto alle circa 30.000 persone in piazza San Pietro dicendo Gesù è realista ed è inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale avviene lo scandalo. Io, ha detto Bergoglio, vorrei prima di iniziare la catechesi in nome della Chiesa chiedervi perdono per gli ultimi scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Il mea culpa parte dal brano del Vangelo preannunciato poco prima dal lettore, il guai al mondo per gli scandali pronunciato da Gesù. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. Questo quindi è quanto dichiarato ieri dal Papa all'udienza generale che si tiene ogni mercoledì in Vaticano. Tangenti sulla sanità lombarda, Maroni afferma che si tratta di un attacco politico e il governatore, in sintonia con Salvini, accusa i magistrati della Procura di Milano. Notte a San Vittore per Mantovani che si autosospende dall'incarico in regione. Continuiamo a sfogliare, maltempo in varie zone d'Italia, tre morti in Abruzzo e Lazio, oggi nuova allerta. Una vittima nel Frusinate, due in provincia dell'Aquila. Allagamenti e disagi a Tivoli, Isernia, paura per lo scuola bus. Ecco, mi segnalano che c'è già subito un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Volevo solamente dire una cosa, un'osservazione, perché ieri il signor Fedriga si trovava alla trasmissione con la Lili Gruber, sì. E adesso non mi ricordo su che argomento, a un certo punto lei ha detto... come friulano, e lui non ha corretto che è del Venezia Giulia. Mi sembra che uno della Lega Nord doveva fare questa correzione, o no? Sì, evidentemente magari nella concitazione del discorso, sì, visto comunque, che la trasmissione... Sì, ma sai com'è? Dato che appunto ci ignorano sempre, ci danno dei friulani, non è per buon del cielo, niente di grave, però insomma un po' d'orgoglio minimo, dato che siamo così in pochi, ci vorrebbe. No, sì, certamente, certamente. Grazie, prego, buongiorno. Prego, buongiorno. Credo che appunto nella concitazione dell'intervista del botta risposta all'onorevole Federica magari sia sfuggito questo passaggio di appunto precisare che è triestino e non friulano, anche se in realtà lui come deputato rappresenta ovviamente l'intera regione. Comunque, certo, spesso e volentieri lo leggiamo, lo sentiamo anche nei TG, nelle notizie nazionali, si parla sempre di Friuli e la Venezia Giulia resta sempre un po' dimenticata. Comunque, torniamo a leggere il piccolo di Trieste, pagina sempre di attualità, l'ira della Serbia, l'Unione Europea ci dica se ci vuole. Belgrado, emendamento proposto dalla Germania, inaccettabile che ora Bruxelles ci obblighi anche a riconoscere il Kosovo. E l'ambasciatore di Berlino nega l'imposizione di nuove condizioni appunto per l'accesso, per l'adesione della Serbia all'Unione Europea. Colloqui molto difficili tra i premier Vucic e Mustafa. Continuiamo a sfogliare il piccolo, pagina dell'economia. Veneto Banca punta la borsa nel 2016, in arrivo 430 esuberi. Il piano industriale dell'amministratore delegato Caron, prima la SPA a dicembre. Le alleanze no all'ipotesi di aggregazione con Vicenza. Un rapporto di Federcostruzione, questo sicuramente fa certamente preoccupare, edilizia bruciati in 6 anni 650.000 posti di lavoro, anche se il rapporto appunto dice 2015 in tenue ripresa.
Speriamo che appunto anche il mercato immobiliare e tutto l'indotto che adesso è legato pian piano inizi a riprendersi e a camminare. Continuiamo a sfogliare il giornale, le pagine dell'economia, generali con Microsoft a caccia di nuove start-up, una selezione per idee innovative che in futuro potrebbero diventare business. I progetti vincitori saranno presentati il 6 novembre. Pagine dell'Istria riguardano la polizia croata, dai video agli smartphone, la polizia diventa tecnologica. A Pola agli agenti telecamere per registrare colloqui e situazioni. All'edicola web della questura i cittadini potranno inviare foto di reati o situazioni di pericolo. Abbiamo visto prima in apertura questo titolo sicuramente preoccupante, cioè che allarme povertà, il 40% taglia il medico. Studio shock di altro consumo, in Friuli Venezia Giulia 4 cittadini su 10 rinunciano alle cure per motivi economici. Vediamo le prime righe dell'articolo di Giampaolo Sarti. La crisi allontana la gente da medici, ospedali e farmacie. Non è una bella notizia visto il motivo. Troppo spesso non ci sono abbastanza soldi e così taglia qua e taglia là si finisce con rinunciare persino alle cure essenziali. E forse questo il contraccolpo peggiore della congiuntura economica che ha trascinato le famiglie negli ultimi anni in condizioni talvolta disperate. Un problema che investe in Friuli Venezia Giulia il 40% della popolazione. 4 persone su 10, oltre che la cinghia, stringono pure i denti e si tengono il dolore. Un dato di poco inferiore a quello medio italiano che arriva al 46% con punte massime del 73% in Campania e minima del 19% a Trento. Al quale se ne aggiunge un altro, il 13% di chi non ce la fa domanda un prestito di circa 3.000 euro dopo aver rinunciato a viaggi, vacanze, spese per hobby e abbigliamento. Sempre in Friuli Venezia Giulia una buona fetta non solo evita le cure essenziali ma anche quelle più urgenti, l'8% in questo caso, numeri portati a galla da uno studio approfondito di altro consumo che ha fatto i conti in tasca all'intero paese. Continuiamo a sfogliare la pagina, vediamo sindacato, la CISL taglia gli stipendi dei vertici, il segretario Fania punta a ridurre del 30-40% le paghe e a regionalizzare l'organizzazione. Andiamo ancora avanti, per quanto riguarda ristorazione nel Friuli Venezia Giulia, il Gambero Rosso conferma la leadership di Scarello agli amici e il miglior ristorante del Friuli Venezia Giulia, argento alla Primula. A Trieste le bollicine si aggiudicano il primato, Klugman e Metullio sul podio. Questo per quanto riguarda l'assegnazione dei premi da parte del Gambero Rosso. Arriviamo alla questione caporalato in Fincantieri. Il capostipite della famiglia, Angelo Comentale, noi vittime del sistema. Dopo aver patteggiato 4 anni e 3 mesi, egli rompe il silenzio, prezzi stracciati alle ditte, era un autostrangolamento. È stato condannato a 3 anni e 4 mesi dal Tribunale di Gorizia con la sentenza pronunciata lo scorso 4 giugno nell'ambito del processo sul caporalato in Fincantieri. Pena patteggiata come per gli altri 5 dei 7 imputati complessivi, tra cui i figli Giuseppe e Pasquale. Finora appunto Angelo Comentale è stato in silenzio, ora vuole dire la sua. Il sistema del subappalto in Fincantieri è quello che io definisco di autostrangolamento delle imprese. La realtà è una sola, o stai alle condizioni poste o sei fuori. Condizioni da fame, altro che caporalato. Abbiamo pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove abbiamo il telefono la Tenente Donatella Colarossi che ci aggiorna sulla situazione del traffico in città. Buongiorno Tenente. Buongiorno anche lei a tutti i telespettatori. Non ci sono grosse novità per oggi, nel senso che con la pioggia che c'è stata i cantieri sono fermi lì dove sono, vediamo come si metterà poi il resto della mattinata il tempo e se apriranno altri piccoli cantieri locali che erano previsti nella zona di Viale 20 Settembre, Via di Cologna e via dicendo. Vediamo per l'appunto come si mette il tempo.
E per quel che riguarda la situazione del traffico, al momento è ancora scarsa e molto scorrevole. Invito tutti a resistere alla tentazione di usare il mezzo privato nonostante il maltempo, nonostante la pioggia, e di continuare ad orientarsi piuttosto sui mezzi pubblici, viste anche l'intensità degli scrosci, soprattutto evitare i veicoli a due ruote. Bene, grazie Tenente Colarossi, ad aggiornarci col prossimo collegamento. Intanto buon lavoro. Grazie, a più tardi, buongiorno. Bene, allora torniamo rapidamente questi ultimi 5 minuti a guardare il piccolo di Trieste, la prima pagina della cronaca della città. Bruxelles apre uno spiraglio sul terreno. Il commissario dell'Unione Europea Hogan: stiamo cercando una soluzione che tenga conto delle parti, ma Lubiana reclama l'esclusiva. L'obiettivo è una constructive solution, una soluzione costruttiva, fa sapere Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Un'apertura sul caso Terrano che lascia spazio alle speranze dei viticoltori del calcio italiano. Anche se lo stesso commissario conferma che la Slovenia, che intende far valere l'utilizzo in esclusiva della denominazione Slovino del Carso, si è mossa prima. E nel luglio scorso non ha nemmeno dimenticato di fare una visita nell'ufficio del commissario. Hogan è un politico irlandese, membro dal 1982 al 2003 della contea di Kilkenny, nel sud dell'isola, due volte presidente di quel distretto, parlamentare dall'87, dopo essere stato eletto la prima volta dal gruppo elettorale degli industriali e dei commercianti. Ministro di Stato nel Dipartimento delle Finanze, capogruppo del Fine Gael, la famiglia degli irlandesi, nuovamente ministro all'ambiente, alla comunità e del governo locale nel 2011. Da fine 2014 Hogan è commissario europeo per l'agricoltura ed è in questa veste che deve dirimere la questione del Terrano, lo strano scontro tra sloveni e sloveni, con la vicina Repubblica che registra il marchio della DOP Teran e Italia e Croazia che non si oppongono, con il conseguente rischio per i produttori del Carso Triestino e Isontino di non poter più usare la storica denominazione in etichetta. E vediamo come andrà avanti questa disputa. Porto Vecchio, l'architetto Semerani, ingenti investimenti e 20.000 residenti. Non ha senso se non ci si vive, ma prima bisogna togliere il vincolo che lui definisce idiota messo da Sgarbi. Anche qui l'articolo di Fabio Dorigo con l'intervista all'architetto Luciano Semerani. Quando mi sono laureato nel 58 ho sentito parlare del recupero del Porto Vecchio di Trieste. Era una riunione dell'ALUT, l'associazione dei laureati triestini. Sono passati un po' di anni. Luciano Semerani, architetto, fu il curatore nel 1985 della rassegna Trouver Trieste a Parigi. 8 mostre sparse per la Ville Lumière. Trieste non era per niente importante in quel momento. Molti non sapevano neanche dov'era, se in Italia o in Jugoslavia. Non è che dopo Parigi la città si sia ritrovata. Semerani, classe 1933, cattedratico di composizione architettonica allo IUAV di Venezia, studio con la moglie Gigetta D'Amaro e i figli Luigi e Francesco, l'ospedale di Catinara e il silos tra i progetti realizzati a Trieste, rilancia l'appello Trouver Trieste con un convegno alla Camera di Commercio dal titolo Orizzonti di senso e futuro della città. E qui appunto a seguire tutta l'intervista fatta all'architetto. Territorio libero di Trieste si spacca per il voto, potenza dimissionario pronto a riprendersi Liberazione Triestina. Sponza di contro afferma: forse farò un'altra lista. Tra le voci la candidatura a sindaco dello skipper Federico Stoppani. Ci sarà appunto un'assemblea straordinaria convocata per questo sabato pomeriggio. Abbiamo visto prima in apertura l'ultimatum di Equitalia, esit a rischio dissesto, l'ente deve pagare 8,3 milioni o proporre la rateizzazione entro 5 giorni. Il consiglio di amministrazione si riunisce oggi e le dimissioni sono probabili. E quindi vedremo poi domani cosa è successo. Ancora un'ultima notizia, prima di interromperci per la pubblicità, Trieste Marine Terminal, miglior terminalista container dell'anno. La gestione del Molo Settimo ha ottenuto il premio Itala battendo la concorrenza di Ravenna e di La Spezia. Bene, ci fermiamo qui con la lettura del piccolo di oggi, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in diretta con la nostra ospite, la Presidente della Provincia, Maria Teresa Bassa Poropat. A tra poco e restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con Svedia Trieste e diamo il benvenuto alla Presidente della Provincia, Maria Teresa Bassaporrobat. Grazie, Buongiorno, benvenuta benvenuti. negli studi di Tele4. Allora, la Provincia è un ente in qualche maniera destinato a scomparire formalmente con il Chiudere. luglio del prossimo anno, dovrebbe terminare di esistere almeno sulla carta. Questo sta comportando tutta una serie di problematiche per quanto riguarda il trasferimento di competenze e di personale Certo. ad altri soggetti. Vogliamo fare un po' il punto della situazione? Sì, correttamente, come ha detto lei, diciamo in legge sta scritto che con il 1° luglio 2016 tutte le funzioni della provincia verranno trasferite, vuoi la regione, vuoi il comune, vuoi alle UTI, che sono le unioni dei comuni. Ecco, la provincia in questo momento, credo anche con grande senso di responsabilità, si può essere d'accordo o meno con la riforma, con una parte della riforma, però sta collaborando proprio per evitare che le competenze che riguardano in particolare i servizi che noi eroghiamo ai cittadini, in qualche misura in questo trasferimento, non vengano sicuramente almeno non peggiorate. Ecco, ed è un grosso lavoro da parte degli assessori competenti e degli uffici. L'unica funzione che è stata già trasferita nel luglio 2015 sono le competenze in materia di lavoro, no? Quindi l'incrocio, diciamo, domanda e offerta, che è trasferito, si è trasferito dalla provincia alla regione, anche se di fatto ha mantenuto, diciamo, le sedi, insomma, l'organizzazione esattamente quella che era stata data dalla provincia, quindi da un punto di vista complessivo credo non ci siano stati dei grossi problemi, Ecco, se non il cambio, diciamo così, del referente istituzionale. perché comunque la cosa forse più importante da focalizzare è il personale attualmente in forza alla provincia che verrà ridistribuito. Mi pare che un primo esempio siano le guardie venatorie, le guardie ambientali Ambientali, che la polizia vengono. ambientale, sì, questo sarà presumibilmente, da quanto diceva l'altra settimana in UPI l'assessore Panontini, la prossima competenza che verrà trasferita, si presume, intorno alla primavera del 2016, andranno in regione a costituire, diciamo così, un corpo, diciamo, unico. Ecco. Ecco, credo che questo sia anche una cosa, direi, positiva, anche perché col passare del tempo eravamo rimasti con un numero molto esiguo di guardie ambientali che hanno, oltre al ben noto problema dei cinghiali, un altro problema molto importante che cercheremo di monitorare ed è il controllo, diciamo, ambientale. Ecco, quindi c'è questo duplice aspetto non secondario, ecco, Certo. quindi esercitano anche queste funzioni di controllo sull'ambiente. Ecco, per cui questo passaggio lo dovremo governare bene perché alcune competenze in materia ambientale rimarranno fino a luglio 2016 in capo alle province. Certo, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, penso a chi lavora oggi in Piazza Vittorio Veneto piuttosto che via Sant'Anastasio, delle sedi distaccate della provincia, Sì, quale tipo di diciamo, percorso? il personale segue la funzione, per cui tutti i dipendenti che lavoravano, per esempio gli sportelli di lavoro, si sono stati trasferiti, in regione e Certo. così per tutte le altre funzioni. Ovviamente l'ultimo trasferimento riguarderà il cosiddetto personale di staff e là ovviamente ci dovrà essere un accordo con la regione. Vuoi, io mi auguro che una parte del personale possa andare a rafforzare le UTI che altrimenti faranno fatica a decollare. Questo è il mio punto di vista, quindi che non tutto il personale ovviamente vada in regione, ma che una parte venga messa a disposizione dell'Unione dei Comuni. Di questo nuovo organismo che Di questo appunto nuovo dovrà organismo che, come dire, dobbiamo, come dire, al quale dobbiamo dar gambe, il e anche personale è un elemento contenuti, fondamentale nella certo. costruire Certo. una nuova entità, Ecco. diciamo. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno. Ci dica. Senta, io sono un cittadino molto confuso, ma di sani principi. E questi principi sani devo fare un ringraziamento alla sua ospite perché mi derivano anche dal fatto che quando ero bambino, per 3 anni, ho avuto un maestro molto importante nella mia formazione, che era proprio il papà della sua ospite, e la ringrazio pubblicamente di questa cosa. Grazie a lei Questo anche poi per è questo ricordo che mi fa sempre veramente piacere. una cosa importante.
Detto questo, volevo chiedere questo. Dal punto di vista legislativo, la provincia di Trieste non esiste nel regolamento dello Stato italiano. Esistono le province di Udine, Gorizia, ma quella di Trieste non esiste. Nella regione autonoma c'è la creazione di comuni sicacici. Adesso io chiedo, com'è possibile far smettere un ente che non esiste ed esiste solo perché è stato istituito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con l'istituzione del territorio libero. Di conseguenza anche tutti i dipendenti fanno parte di un ente che non esiste. Cioè, è una cosa da chiarire questo perché non si riesce a capire. La ringrazio per la risposta. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Sì, questa è una vecchia questione alla quale è stata data risposta già da alcune sentenze, diciamo, dal punto di vista giuridico. Di fatto anche nello statuto regionale esistono, no? Le quattro province, ovviamente. Certo, in questo senso la riforma interviene anche nell'autonomia che, non dimentichiamoci, ha la nostra regione a statuto speciale per quanto riguarda l'ordinamento degli enti locali. Come ben sappiamo, a livello nazionale, faccio un esempio, le province continuano a esistere, solo non sono elette direttamente dai cittadini, quindi con elezioni di secondo grado. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ovviamente nella sua potestà, ha scelto un'organizzazione diversa. Lo statuto è oggi in discussione, l'approvazione del nuovo statuto che prevede proprio la soppressione delle province, non le province di secondo grado, e se l'esito sarà favorevole, nella nostra regione avremo esclusivamente comuni regione e questo nuovo organismo che è più di tipo, se vogliamo, amministrativo, che è dato dall'Unione dei Comuni, le famose UTI. Ecco. Che però vanno a gestire funzioni comunali, insomma, ecco, di interesse comunale. Certo, ma alla fine secondo lei ci potrà essere veramente un risparmio per le casse pubbliche? Allora, noi insomma, anche come UPI abbiamo fatto proprio delle proiezioni, diciamo, sicuramente in prima battuta non ci sarà alcun tipo di risparmio, anzi io dico ci sarà un incremento della spesa, e il problema, dico spesso, quando parliamo di enti locali non è tanto quello del risparmio, che è sicuramente importante e utile, soprattutto laddove ci sono evidenti sprechi, ma è quello dell'organizzazione, diciamo, complessiva, che deve migliorare la qualità dei servizi che noi diamo ai cittadini, no? Che alla fine, che se io taglio un assessore piuttosto che un consigliere, questo, al di là di un risparmio minimo, non ha una ricaduta immediata sul cittadino, ma quando parlo invece di servizi, questo sì. E i servizi evidentemente hanno un costo, e forse con un'organizzazione diversa potrebbero avere anche un costo maggiore, quantomeno all'inizio, no? Cioè le UTI, che oggi di cui si parla tanto, evidentemente, come dicevo prima, dovranno contare su un personale formato competente. Una parte potrebbe essere quello delle province, ma probabilmente una parte ovviamente dovrà essere in qualche modo assunto. Questa è l'idea che io ho, proprio perché evidentemente è un organismo che si aggiunge agli altri organismi. Non c'era prima, e quindi un organismo nuovo difficilmente funziona a costo zero. Certo, certo. Ecco, però per arrivare alle UTI c'è stato comunque un percorso molto travagliato. Sì, no? Molto travagliato. Anche perché così, la sensazione è stata quella, la posizione della regione, che dice o lo votate voi come consigli, sì, comunali, o vi spedisco il commissario ad acta. Non è forse una limitazione un po' della democrazia, della libertà di Guardi, cioè, forse, dico, c'è stata un'eccessiva fretta, no? Cioè, indubbiamente anche l'assessore Panontin ha coinvolto i territori, sa, ma poi tal dire e il fare, si diceva, c'è di mezzo il mare, per cui nel momento in cui i consigli comunali, non i sindaci, perché i sindaci potevano anche alla fine condividere questa scelta, diciamo, di statuto, quando i consigli comunali sono stati chiamati a votare lo statuto, come giustamente lei ricordava prima, non c'è stato spesso e sempre un voto, diciamo, favorevole, e in effetti
l'arrivo di un commissario, come dire, viene percepito come un limite, diciamo, alla democrazia. D'altro canto, dico, non avremmo potuto, non avrebbero potuto bloccarsi a fronte di una legge che è stata approvata dal Consiglio regionale, che prevede la costituzione delle UTI, UTI che non si possono costituire se non hanno uno statuto, quindi insomma è serpente che si mangia la coda. Ecco, io mi auguro, spero veramente che poi dopo questo scontro, diciamo, iniziale si trovi una soluzione, che poi era uno scontro anche, se vogliamo, molto forse vorrei, neanche ideologico, nel senso che parlo di Trieste naturalmente, è stato percepito come una sorta di prevalenza del comune di Trieste sui comuni limitrofi, no? Non dimentichiamo, sono anche comuni di madre lingua slovena che in prima battuta non si sentivano tutelati, credo che lo statuto li abbia messi in sicurezza, ma insomma c'è questa idea soprattutto dei piccoli rispetto al grande. Il timore era ed è quello che il grande in qualche modo fagocciti il piccolo, è quasi insomma un pensiero anche che si può cogliere, capire, dopodiché bisogna tutto monitorare e essere disponibili anche eventualmente a modificare cose che dentro lo statuto magari un domani potrebbero risultare inefficienti, inefficaci. Certo. Abbiamo uno spettatore in linea. Pronto? Buongiorno. Ah, pronto. Buongiorno a lei. Mi scuso se intervengo spesso. Prego. Mi volevo riallacciarmi alla prima domanda del spettatore che riguardo alla provincia. Innanzitutto mi ricordo anch'io del maestro Bassa, per come era innamorato del suo mestiere e per come insegnava a scuola, perché ho fatto l'Aizio De Marchi, e anche per la sua correttezza e serietà. Mi scuso un attimo con la signora Bassa. La provincia di Trieste non è mai stata istituita con legge della Costituzione, perché nel 68, quando è stata istituita la provincia di Pordenone, è dovuta passare alle due Camere, è stata promulgata dal Presidente della Repubblica ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, anche se la Regione era autonoma. Come mai per la provincia di Trieste non sono mai stati fatti tutti questi passaggi? Quindi come si può sopprimere una cosa che non esiste? E poi un'altra cosa vorrei chiedere a Tele4, visto anche la disponibilità del deputato Rosato data sabato. Sì. Molte volte si è stato chiesto di fare un'assemblea pubblica, appunto, per chiarire la situazione di Trieste, ma sempre con carte alla mano, perché diversamente rimarrà sempre il dubbio. E Tele4 ha promesso di fare una cosa del genere. Un'assemblea pubblica aperta a tutti, in cui si possa discutere della questione di Trieste. E se effettivamente non ci sono le carte, si chiude il discorso. Ma se le carte dà diritto a una cosa che si ha, è giusto, onesto e doveroso darla. E come ha detto il Presidente Mattarella, della verità non bisogna avere paura, perché la verità è la base per qualsiasi coesione sociale. Senza la verità non si va da nessuna parte. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie, grazie a lei per aver chiamato, buona giornata. Beh, in questa seconda parte lo spettatore si riferiva evidentemente al dibattito sulle istanze portate avanti dai sostenitori del territorio libero, certo, sul fatto se esiste veramente ancora questo istituto, sì, o se invece è stato, sì, superato. Sì, dico che non a caso, però dichiaro anche una mia conoscenza molto relativa rispetto, non a caso, però c'è stata una sentenza, no? Quindi in qualche modo dal punto di vista giuridico la questione è stata chiarita. Poi per entrare nel merito, diciamo, tecnico-giuridico, non sono la persona adatta. Immagino che questa verifica sia stata fatta, non fosse altro perché ovviamente lo statuto che ha valenza, lo statuto della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha valenza, diciamo, costituzionale, certo. Non a caso adesso è nella sua fase di seconda lettura, quindi segue un iter che non è un iter regionale, deve seguire un iter parlamentare, certo. Perché ha
dignità costituzionale. Ecco, quindi mi sembra strano, lo dico solo con minimo credo di buon senso, che di questo nessuno se ne sia accorto, certo, tra i costituzionalisti. Dopodiché non sono 50 anni di provincia così. Sì, sì, ecco, no, anche perché nulla, tutti gli atti dovrebbero essere annullati, se infatti, non ecco, infatti, insomma, infatti. Io credo che di questo no. Però ripeto, dichiaro la mia scarsa conoscenza in materia giuridica sulla questione in proposito. Certo. Cerco solo di fare un ragionamento, diciamo, di logica e di buon senso, certo, partendo dal fatto che uno statuto di una regione a statuto speciale ha valenza proprio costituzionale, ha l'iter costituzionale. Certo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sì. Buongiorno, volevo chiedere una cortesia, così giusto perché visto che paghiamo poche tasse, no? E siamo stati presi poco in giro da tutti, no? Allora la provincia di Trieste doveva essere eliminata, da quello che io sento, e però a me sembra che è un'altra presa per i fondelli, perché invece di eliminare la provincia abbiamo avanti la presidente e tutti quelli che ci sono intorno, no? Gli stipendi vengono pagati giustamente da noi con le nostre tasse. Ma tanto il popolo italiano è fatto così. Adesso non solo non abbiamo eliminato la provincia perché ci hanno preso proprio veramente per i fondelli, adesso abbiamo anche lutti, così ne abbiamo più di una provincia. Poi i problemi, questo è uno scaricabarile. Allora prima quando c'erano i problemi di strade si parlava in un comune, una regione, quella strada è provinciale, quella strada è regionale, quella... oggi non si capisce più nulla. Vediamo solo fare dei lavori adesso perché presto ci saranno le elezioni, allora adesso bisogna fare un momentino il restyling, no? Però facciamo, come si dice in triestino, non so se la signora capisce tanto bene il triestino, perché mi sembra che parli più bene lo sloveno che il triestino. No, meno il tacon che il buso qua, no? Vediamo per Trieste, le città fanno veramente, e anche nelle periferie, fa veramente schifo. Mi dite, mi risponda lei per cortesia. Per cosa le paghiamo a fare a lei, alla provincia e a tutta questa gente? Mi risponde per cortesia? Ma mi sembra di essere stata abbastanza corretta. Sì, certo. Chiarissima. Solo mi sembra che ci state prendendo in giro. Abbiamo eliminato la provincia, abbiamo eliminato questo, abbiamo eliminato quello. Cosa avete eliminato? Che ci fate ancora altri costi aggiuntivi? Questo fate voi. Ci prendete solo che per i fondelli. Buongiorno, aspetto una sua risposta. Certo, sì. Grazie. Ma se posso solo... Sì, prego, certo. Questa telefonata secondo me dà l'idea di quanto la gente non comprenda bene tutte queste situazioni, no? La provincia che viene chiusa, nascono le UTI, si parla di città metropolitana o di area, certo, vasta, forse sono tematiche che con i problemi di ogni giorno sono distanti dal sentire comune. No, anzi, ringrazio la signora perché comunque mi dà l'opportunità, come diceva giustamente lei, almeno di dire quattro cose. Allora, la signora può essere certa che col 1° luglio 2016 non ci saranno più le province. C'è una legge che impone questa data nella regione Friuli Venezia Giulia, che è una regione, come dicevo prima, a statuto speciale, quindi è autonoma rispetto al resto del paese. Questo discorso tutt'al più lei lo potrebbe rivolgere al governo nazionale dove, ripeto, in questo momento le province sono diventate province di secondo grado, cioè rimangono province ma non vengono elette direttamente dai cittadini. E questo è chiaro. Quindi la provincia di Trieste, quando passa lo statuto, col 1° luglio, comunque viene eliminata per l'autonomia dell'area. Per quanto riguarda il discorso dei costi, no? Allora dico, la provincia viene eliminata, il assessori, se vogliamo i costi, quelli che possono essere soppressi, la sottoscritta, gli assessori e i consiglieri, giusto? Questi incidono, glielo anche dico, per 200.000 euro per quanto riguarda la provincia di Trieste in quanto a presenze, retribuzioni, consigli, cioè tutto l'apparato politico della provincia, non il personale che lavora, no, certo, costa 200.000 euro. Si sono costituite nella riforma le UTI. In realtà, dicevo, le UTI sono, posso dar ragione alla signora, un organismo nuovo rispetto a comuni, province e regioni.
togliamo le province, istituiamo le UTI, che però hanno una funzione diversa rispetto alle province, cioè quella di governare, diciamo, il rapporto tra i comuni. Alcune funzioni, non so, penso alla nettezza urbana piuttosto che alla stessa polizia municipale, verranno gestite non ognuno per conto suo, il comune di Trieste ha la sua polizia urbana, Morupino la sua, Sgonico la sua, eccetera. Ci sarà un unico ecco, un riferimento unico, un unico soggetto che governerà ovviamente i bisogni del territorio. Faccio un esempio molto banale così tutti lo capiscono. Quando c'è il carnevale di Muggia, ovviamente la polizia di Muggia non è sufficiente a garantire sicurezza a Muggia e quindi si avvale per esempio del trasferimento dei vigili da Trieste o dagli altri comuni. In questo caso non occorrerà fare tutte queste operazioni di passaggio e transito perché ci sarà un referente unico che dirà bene, per il carnevale di Muggia servono 100 vigili in più o in meno e quindi ci sarà un'organizzazione centralizzata che, come dicevo prima, inevitabilmente avrà un costo, perché non è vero che se io individuo un ulteriore soggetto, dicevo prima, questo sarà a costo zero. Forse sarà maggiore rispetto a quello che era il costo della provincia, forse sarà minore, questo non glielo so dire in un determinato momento. Ecco, però voglio che sia chiaro, quando dico che l'eliminazione delle province c'è, non è, diciamo così, una bufala o, come diceva il signore, una presa per i fondelli per quanto riguarda la regione autonoma Friuli, Venezia e Giulia. È altrettanto vero che ci sono tanti ricorsi in piedi da parte del resto del territorio, ma indubbiamente se l'iter è questo, col 1° luglio tutte le funzioni della provincia vanno trasferite o alla regione o ai comuni, per esempio le competenze in materia sociale piuttosto che giovanile, eccetera, o alle unioni dei comuni. Penso alcune materie di cui ci occupiamo noi, ambientali, andranno all'unione dei comuni, non tutte. Una parte va in regione, una parte andrà all'unione dei comuni, che avrà bisogno ovviamente di personale, di organizzazione, eccetera. Per quanto riguarda lo sloveno, signora, dico io, non ho mai avuto il tempo di studiarlo, quindi non lo conosco, ma ritengo che in un territorio come il nostro, se lo conoscessi, sarei anche contenta di conoscerlo come tante altre lingue, ma non lo conosco. Beh, questo posso condividerlo, io purtroppo considero una mia carenza. Infatti ho tentato più volte, ma non la lingua slovena, anche perché è una lingua complessa. Certo, che poi però conoscendola so che ti apre la possibilità di viaggiare in tanti paesi ma anche dell'estero, di dialogare, dove anche non per motivi istituzionali, no? Dove anche uno magari può usare anche l'inglese, però insomma nella comunicazione col territorio, certo, l'ho sentita una mancanza, ecco, se devo dire la verità. Certo. Abbiamo un telespettatore in linea, sentiamo cosa ha da dirci, poi però prima di rispondergli ci fermiamo per un breve intervallo pubblicitario. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Dunque, intanto una situazione tragicomica. L'assessore Pannutin, pordenonese, quando stilò il progetto delle UTI, e questa è la competenza dei nostri assessori regionali provenienti da Pordenone e da Udine, mise lui in origina con la UTI di Monfalcone e diciamo quello del Goliziano. Questo proprio è una chicca così da sapere per tutti quanti. Secondo, la città metropolitana. Beh, ma la città metropolitana è osteggiata per un semplice motivo, perché spazierebbe la provincia e le UTI. E viene osteggiata per un semplice motivo, perché vengono aboliti tutti i consigli comunali di tutti i comuni della provincia e i sindaci diventerebbero consiglieri metropolitani. La città metropolitana viene osteggiata perché fa piazza pulita di circa 200 poltrone politiche e viene osteggiata per questo. Però non è questo il oggetto dell'intervento. La domanda alla signora Bassaporopat è questa: cosa farà del patrimonio immobiliare cospicuo che ha la provincia? Allora, campo profughi, via Donatello, via Alessanzio, via Vespucci, via Pisani, sì, l'elenco potrebbe essere via bene, certo.
La domanda successiva è questa: perché tanta fretta di tentarla di mettere sul mercato all'asta e di tentare di far cassa? Ultima cosa, che secondo me potrebbe essere condivisibile dalla maggioranza dei concittadini, ma piuttosto di spendere 4,2 milioni di euro per l'immigrazione a Trieste, non era più semplice accentrare tutti gli immigrati dando loro un'accoglienza degna, di accentrarli a campo profughi di Padriciano e investire i 4 milioni per metterlo a posto? E tutto qua, grazie. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Qualche minuto di pubblicità e torniamo subito in diretta con voi. A tra poco e non mancate di ritrovarci. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Tele 4 e stiamo dialogando con la Presidente della provincia di Trieste, la professoressa Maria Teresa Bassaporobba. Allora, l'ultimo spettatore poneva delle questioni fra le quali le ampie risorse patrimonio immobiliare della provincia. Sì, anzi approfitto anche di questa occasione che mi dà Tele 4. Tutto il patrimonio della provincia di Trieste va in regione. La regione poi deciderà se darlo al comune, se trattenerlo, a seconda ovviamente è chiaro che il Palazzo Galatti, il palazzo della provincia, rimarrà in regione e lo metterà a disposizione probabilmente degli uffici che già oggi sono dentro il palazzo della provincia. Faccio un esempio, il teatrino di San Giovanni, che è un teatrino, va in regione e dopodiché andrà l'assessorato alla cultura che deciderà se darlo al comune di Trieste, tenerlo laico. Però, diciamo così, tutto il patrimonio nella sua interezza va in regione. Questa era una domanda. Sì. L'altra domanda che faceva il telespettatore riguardava il discorso delle UTI, no? Allora c'è stato, dicevo prima, un grande lavoro, credo fatto anche dall'assessore Panuntin, che si è visto numerose volte con i sindaci di tutta la regione, e ricordo che all'epoca anche Comune di Duino aveva manifestato un interesse a costituire un UTI piuttosto col Monfalconese che con il territorio triestino, dopodiché mi sembrava che con buon senso si fosse ovviamente recuperata, così appare, no? Che Duino fa parte dell'UTI, unica UTI triestina. Ecco, però una parte del territorio di Duino riteneva in qualche modo di essere più affine, no? Dal punto di vista dello sviluppo economico con Monfalcone. Quindi nessuno aveva imposto questo tipo di, diciamo così, abbinamento Duino-Monfalcone, che a me sembrava sinceramente molto strano, anche perché indeboliva, no, la compagine, diciamo così, triestina, anche la cultura triestina, insomma, ecco, quindi. Per quanto riguarda, c'era ancora una domanda. Il discorso campo profughi. Allora, io avevo dato disponibilità, quando ci sono stati gli incontri in prefettura, degli immobili, almeno 5 del nostro campo profughi. Mi risulta che è stato fatto anche un sopralluogo, diciamo, ad hoc per valutare, e l'entità dell'intervento era tale per cui evidentemente non solo per i costi ma soprattutto per i tempi il campo profughi non avrebbe potuto essere messo a disposizione, con le criticità ovviamente che poi sono emerse sul territorio. Quindi per quanto mi riguarda ritenevo, mi sembra che anche il telespettatore su questo sia d'accordo, che sì, era un'occasione, se vogliamo, anche per mettere a posto i 4-5 immobili che sono in condizioni, diciamo, sicuramente critiche, ma insomma sulle quali si poteva ragionare. Ritengo che più che il costo, che comunque era elevato, perché noi avevamo fatto una proiezione per mettere a posto solo uno degli immobili, quello diciamo in condizioni migliori per darlo alle associazioni, diciamo il costo si aggirava tra 1,2 milioni e 1,5 milioni. Ecco, gli altri erano in condizioni peggiori, quindi, ma soprattutto i tempi, no? Cioè la prefettura ovviamente servivano tempi certi e stretti.
Certo, infatti i migranti appunto sono un'emergenza per cui non si poteva aspettare. Tant'è uno, vero due che quando si sono scelte poi c'è anche, una anche le caserme, da fare lì, no? Sì, ma anche le caserme ovviamente hanno scelto la caserma che in qualche misura, quella di Muggia, era diciamo in condizioni tutto sommato buone. Ecco, certo. Quindi molto cioè, è stato determinante, ripeto, più che la natura dell'immobile, le condizioni diciamo strutturali degli immobili per la fretta che c'era. Certo. Sentiamo una nuova telefonata. Pronto, buongiorno. Mi scuso, ma non è la nuova telefonata, sono quello del primo. Volevo replicare un momento alla vostra ospite. Dica. Cioè, del fatto che non posso accettare che non si approfondiscano le leggi che regolano gli enti. La signora è stata nominata presidente della provincia attraverso una legge, e questa è la legge che bisogna capire qual è, perché c'è una confusione di struttura. Cioè, uno Stato si regge sulle leggi. Io non posso pagare una multa se non c'è una legge che prevede che questa è una multa. La stessa cosa è la provincia. È una provincia perché ci deve essere una legge. E questo è, bisogna chiarire questo fatto, perché sennò tutto crolla qua. Grazie, mi scuso per il secondo intervento. No, volevo dire che non ho le competenze tecnico-giuridiche. Però ovviamente la sentenza me la sono letta accuratamente e io anche rinvio il telespettatore a vedersi ovviamente la sentenza che, come certamente lui saprà, è uscita in proposito. Ecco, certo. Poi i passaggi tecnico-giuridici, faccio un altro mestiere, facevo prima anche un altro mestiere, ovviamente non li possiedo, quindi non che non sono informata, so e mi sono letta le sentenze. Vabbè, eventualmente la proposta di assemblea pubblica emessa sabato scorso potrebbe essere l'occasione anche per verificare questo tipo di normative, se ci sono, se non ci sono, certo sarebbe così abbastanza preoccupante se la provincia si fosse retta tutti questi anni su qualcosa di inesistente. E va bene, dai, volevo cambiare il discorso un attimino anche così per... no, non cambio niente perché c'è una telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dica, signora. Io parlerò di qualcosa che esula completamente da oggi. Vi chiedo qualche minuto di pazienza perché è uno sfogo veramente che mi sento di fare. Sono arrabbiatissima. Intanto per la signora le faccio molti auguri per il suo onomastico. Tanto per cominciare. Grazie, signora. Si chiama Teresa e quindi oggi è il suo onomastico. questo riguarda qualcosa che è successo ieri. Quando non c'era lei a condurre la trasmissione, per cui non so se ha sentito, c'è stata una persona che ha avuto da ridire, da commentare, da fare i conti in tasca a quel signore dell'esercito, quel sottufficiale. Sì. E ha fatto i conti in tasca, ha detto che quel signore non appartiene a una classe disagiata. Io non so nulla di che cosa si tratta, cioè dei fatti personali di questo signore, però come giustamente ha detto il conduttore, non si possono sapere come vanno le cose alle famiglie. Intanto per cominciare, questo signore ha una moglie molto malata, poi, e io ne so qualcosa in primissima persona, può succedere che una famiglia venga anche derubata, spogliata di tutto, può anche darsi questo. Ci sono mille cose. Quella persona, questo ufficiale, era molto ma molto provato, lo abbiamo visto tutti in televisione, siamo stati tutti molto commossi, non credo che sarebbe venuto a chiedere la proroga di un mese per restare in quella casa se non avesse avuto dei seri motivi. E non credo che bisognava trattarlo in quella maniera. E una seconda cosa, io veramente non riesco più a guardare questa trasmissione, non credo che la guarderò più perché alla mattina non posso svegliarmi, ho già i miei problemi. Era una trasmissione che mi dava tanto, mi faceva tanto piacere, perché siete tutti bravi, voi, i vostri ospiti e quant'altro. Però adesso si stanno intromettendo delle persone che si mettono in mezzo per niente. Io sono nata e cresciuta all'estero
Avevo chiesto una cosa sulla lingua italiana, perché adoro la lingua italiana, il latino e anche tante altre lingue, anche lo sloveno, se per questo vorrei saperlo. E quindi avevo chiesto sulla lingua italiana, mi è stato risposto gentilmente, è tutto qua. Avevo parlato anche della parola negro, che io non uso, perché ha preso una valenza brutta, e invece delle persone proprio di quel colore nere che ho conosciuto si vantano, dicono, sono persone istruite queste, dicono io appartengo alla razza negra. Mi offendo se mi dicono nero, perché negro deriva dal latino ed è la parola giusta, solo che ha preso una brutta valenza dire questa parola, quindi anche io non la dico. Comunque, fermo restando che siamo tutti appartenenti alla razza umana e tutto qua. E mi è stato dato, in seguito da una signora, mi è stato dato del razzista. Non so perché, io avevo solo fatto una domanda sulla lingua italiana. Ora, dare del razzista a me mi è arrivato come una coltellata, perché io sono nata e cresciuta all'estero, è venuta una guerra e la mia famiglia, molto numerosa, è andata sparsa per il mondo. Così facendo, siamo diventate... E ci siamo sposati con altre persone residenti in altri paesi. I miei stretti parenti adesso sono di 13 nazionalità differenti e ci sono anche 3 religioni differenti nella mia famiglia. Se vogliamo distinguere cattolici da ortodossi diventano 4. E bambini che io amo più della mia vita hanno un bellissimo colore abbronzato in quanto sono misti, sono stupendi e hanno quella abbronzatura che per averla noi ci facciamo venire il cancro alla pelle andando a prendere il sole d'estate. Per cui dare della razzista a me mi ha dato una coltellata. Beh, e io non posso più ascoltare, perché oltretutto, nata e cresciuta all'estero, io che sono qui da tantissimi anni, tante volte ho subito sulla mia pelle, anche mia sorella, abbiamo subito sulla nostra pelle così delle cose del razzismo. Mi scusi, sono tanto agitata che non so più parlare neanche l'italiano e nessun'altra lingua in questo momento. Era uno sfogo. Mi dispiace per le persone che hanno cominciato a intervenire in questa maniera offensiva e gratuita nella vostra trasmissione, che era bellissima. Non ci si può svegliare la mattina ed essere così agitati. Mi scuso. Certo. Arrivederci. Signora, grazie per la sua telefonata, anche capisco il suo sfogo. Evidentemente, avendo noi aperto le nostre linee a tutte le telefonate e in anteprima non sappiamo cosa il telespettatore che chiama ci dirà, può succedere alle volte che si verifichino episodi spiacevoli che possono appunto urtare la suscettibilità di qualcuno, e di questo ovviamente siamo noi i primi a dispiacerci, e quando poi l'interlocutore va oltre un certo limite, interrompiamo anche la telefonata. Ovviamente non sono ammesse offese, non sono ammesse parolacce, non sono ammesse bestemmie, men che meno. Il fatto, mi scusi, il fatto poi che lei dica non voglio più seguire questa trasmissione appunto a causa di questi interventi, ripeto, mi dispiace, perché non è una nostra scelta, ma è una conseguenza appunto di essere una TV che lascia spazio a tutte le telefonate senza filtrarle, come succede magari in altre situazioni. Per quanto riguarda certi aggettivi, ma si va a urtare... credo che la signora abbia fatto, anche se vuole, un'analisi corretta. Certo. No? Pensavo a un altro termine che ha subito tante modifiche nel tempo rispetto anche a sensibilità diverse, no? Prima una volta si parlava di handicap quando andavo io a scuola, poi di diversamente abile. Oggi, diciamo così, il termine invece preferito è disabile, perché quasi il diversamente abile viene visto come un'ipocrisia, se vogliamo. Però io credo che queste sono sensibilità di cui certamente tutti noi dobbiamo tener conto, i media direi in particolare. Credo che anche un approfondimento su queste terminologie, no? Mi diceva nero piuttosto che negro, oggi si dice nero, la signora ha detto correttamente anche il motivo per cui quello che, mentre
quando ero piccolo si diceva negro senza nessun pregiudizio. Dopodiché questo termine negro effettivamente in qualche modo ha rappresentato anche, come dire, una valutazione, diciamo, un problema di valore, no? Cioè sei negro, di disprezzo, quasi di inferiorità di una razza rispetto a un'altra, cosa che all'inizio invece assolutamente non c'era, come diceva la signora, e il termine, no, lei lo riproponeva proprio originario. Ecco, è chiaro che se poi una società carica l'uso di un termine di valenza negativa, correttamente si sceglie un termine che può darsi che adesso invece ci sia un ripensamento anche rispetto alla terminologia, diciamo, di nero o di negro, ecco, sì, però è, come dire, un'evoluzione, a volte anche un'involuzione, direi, di tipo culturale e sociale, ecco, più che di termine, se è corretto dire nero, se è corretto dire negro, di come questi termini, la lingua dice questo, no, vengono poi utilizzati da gruppi sociali, ecco, nel momento in cui ci si rende conto che un gruppo sociale utilizza il termine negro con una valenza negativa, si sceglie un termine che si ritiene in quel momento più adeguato, però insomma sappiamo che la lingua, come dire, si modifica nel tempo. Questa sottolineatura che ha fatto anche esame puntuale la signora mi sembra che risponda evidentemente forse anche a una necessità di una revisione, diciamo, linguistica. Sì, ma poi tutto, no? Si riconduce a come usi la parola, esattamente, in quale contesto, no? Se per offendere o se per se uno la usa per offendere, allora dice, beh, io cerco di utilizzare una parola che sia più neutra, ecco. Certo. Se invece la parola neutra non rappresenta da un punto di vista, diciamo, anche etnico o culturale una popolazione, allora bisognerebbe ridiscuterne, no? Certo, però, insomma, mi viene quasi in mente un terribile esempio: fino all'avvento del nazismo in Germania la parola giudeo non aveva un'accezione negativa, dopodiché invece è diventata proprio un modo per offendere pesantemente un'etnia, una razza, è interessante, eccetera, la riflessione. Certo. Bene, allora, volevo prima, dicevo che volevo partire, nel frattempo mi sono spostato di pagina qui sul piccolo di Trieste, ma c'era un articolo che riguarda un tram di Trieste che poi, quando Trieste ha fatto la cegata dell'epoca, ha fatto la scelta di eliminare le rotaie e i mezzi che vi sferagliavano sopra, di abolirli, di passare al trasporto su gomma, questo tram è andato prima in... a Roma, in servizio a Roma, e adesso, una volta restaurato, ci informano che tornerà in servizio a Torino, dove evidentemente esiste ancora una rete tranviaria. Sì. E questo, da questo articolo volevo introdurre un po' il discorso del trasporto pubblico a Trieste, perché spesso e volentieri molte telefonate che arrivano nella nostra trasmissione sono di telespettatori che hanno qualche critica, qualche suggerimento, perché bisogna dire che sono entrambe le situazioni, nei confronti di Trieste Trasporti per quanto riguarda la gestione sul territorio delle linee dei bus. Critiche qualche volta perché magari i bus non sono puntuali, perché le pensiline, adesso bene o male mi sembra che sono state quasi tutte installate, ma per un lungo periodo c'erano critiche sulla mancanza di protezioni alle fermate degli autobus e soprattutto nelle zone più esposte alla bora, eccetera. Suggerimenti e richieste per ottenere prolungamento di linee o nuovi collegamenti in determinate zone che qualcuno magari sente poco coperte. Trieste Trasporti però, più volte invitata da noi a venire con un proprio rappresentante qui in trasmissione per spiegare, perché alla fine uno viene e spiega perché certe scelte. Io non credo che i vertici di Trieste Trasporti siano persone capricciose che solo per il gusto di non accontentare un cittadino o un gruppo di cittadini non fanno quello che viene richiesto. Ci sono a monte lei come rappresentante dell'ente che gestisce poi il trasporto locale su tutto il territorio può senz'altro confermarci che a monte ci sono esigenze di natura finanziaria innanzitutto. Però prima di parlare di questo abbiamo una telefonata in linea, quindi rispondiamo subito al telespettatore. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buona giornata, sono Zerial. Volevo fare tre domande alla Presidente. Una, il sentiero Rilke. La seconda, le case sfitte da, cioè non riparate già da 23-24 anni che si trovano in via del Prato, sono due stabili forse anche, perché non sono sicuro proprio, e quella chiesetta che purtroppo è mandata in malora perché non si è cambiato il tetto a San Giovanni, che sta andando proprio in macerie. Tutto là.
Bene, grazie. Forse si riferisce alla chiesa sulla Capofonte, cos'è San Giovanni? No, è San Giovanni, immagino parco di San Giovanni. Ah, dentro la... Ah, quella e, sì, non è una chiesetta. La cappella mortuaria. L'ex cappella mortuaria. Mi pareva. Che è stata messa in sicurezza dall'amministrazione provinciale. Avevamo anche dato una disponibilità, diciamo così, di cedere questo bene dell'amministrazione provinciale, anche perché è molto particolare, cioè se anche ristrutturato all'interno ha uno spazio molto contenuto, no? Perché appunto serviva ad altri scopi. Io ritengo che quello sia un bene che va sicuramente valorizzato, tant'è che in un primo momento c'era stato anche un interesse interno, se vogliamo, allo stesso parco, di costituire un info point del parco, no? Anche perché bene o male abbiamo restituito il parco alla città, ci sono tante iniziative, eccetera. Il costo di risistemazione purtroppo non è solo il tetto, no? Abbiamo dovuto metterlo in sicurezza proprio perché cadono, no? Pezzi, eccetera, è elevatissimo. Ecco, no, a chiunque avesse avuto, diciamo, l'interesse di intervenire su quel bene, compatibilmente con quelle che sono ovviamente le funzioni, diciamo, il piano regolatore, su questo noi eravamo disponibili. Ecco, non è un bene che uno può utilizzare per fare un granché, proprio perché all'interno è lo spazio è praticamente un monovano, diciamo, certo, così, limitatissimo, quindi poteva servire sostanzialmente per un info point, per un qualche cosa, diciamo, di turistico. Ecco, il bene ovviamente fa parte del patrimonio dell'amministrazione provinciale e io mi auguro che anche dopo la chiusura delle province questo bene possa essere, come dire, ritenuto di interesse. È chiaro che qualsiasi soggetto, ovviamente pubblico o privato, che si vede costretto a spendere 3 milioni, 2 milioni di euro, insomma, per poi utilizzarlo per una parte minima, fa anche l'ente pubblico, per carità, insomma, se devo intervenire su una scuola, purtroppo, ma è così, è giusto che sia così, intervengo, diciamo, sulla scuola, cioè, certo. I lavori sono rilevantissimi, abbiamo fatto anche ovviamente fare dei preventivi di una risistemazione complessiva e probabilmente il motivo per cui su quel bene di proprietà della provincia non ci sono state poi concrete manifestazioni di interessi quando andavano a visitarlo e si informavano sui costi della ristrutturazione ovviamente rinunciavano sì, ecco, proprio per le dimensioni. Sì. Ecco, il telespettatore citava anche due palazzine in via del Prato, se ricordo bene. Sì, questo è... Bene di proprietà della provincia. Diciamo, sono alcune palazzine di proprietà della provincia. Noi abbiamo fatto un grosso lavoro, insomma, adesso non entro nel merito, diciamo, burocratico-amministrativo, per far sì che queste palazzine siano, per esempio, messe a disposizione e rientrino magari in un patrimonio ATER, no? Nel senso che non sono agibili, cioè il problema di fondo è che una parte di questi vecchi appartamenti dell'amministrazione provinciale di fatto richiedono anche loro un intervento, diciamo, di messa a norma e messa in sicurezza tale per cui credono la provincia di Trieste non fosse in grado, però era disponibile a cedere il suo questo pezzo di patrimonio, quindi c'è stata tutta questa complicatissima operazione di frazionamento, ma insomma delle particelle, risparmio la natura per poter cedere questo bene. Io mi auguro che prossimamente in qualche modo l'ATER, l'amministrazione comunale, se ne faccia carico semplicemente per rimetterli in circolazione, ma chiaramente oggi sappiamo tutti non possiamo né dare in affitto, men che meno vendere, immobili che non siano a norma. E anche qui sicuramente è una questione di scelte, io ovviamente me ne assumo la responsabilità, dovendo intervenire tra una scuola e la palazzina, e siamo intervenuti sulle scuole. C'era ancora una cosa o no? Non mi ricordo. Sì, c'era ancora, che riguardava ancora una prima domanda, sai che mi sfugge. È una prima domanda che non ricordiamo. Perché c'era la chiesetta, che poi abbiamo detto essere l'ex cappella mortuaria, le due casette, c'era ancora una, in effetti cosa. Si è presentato, ha fatto le tre domande, raffica. Anche molto chiare. Esatto, chiedo scusa, non me la sono segnata, se vuole richiamarci siamo qua. Intanto sentiamo il prossimo telespettatore, poi come sempre prima di rispondere ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e un buongiorno all'ospite di oggi. Dica. Allora, volevo fare una domanda all'ospite.
Volevo sapere se aveva intenzione di candidarsi al sindaco di Musa. Mi interessa particolarmente sapere, siccome io ho dei genitori che abitano a Musa Vecchia, e c'è un problema che mi sta a cuore, che si tratta delle antenne che ci sono anche a Ampore, a Musa Vecchia. Voglio sapere quando si pensava di togliere tutte quelle antenne, che è anche brutto da vedere, poi non so se fa tanto bene neanche avere tutte quelle antenne. E poi volevo anche un commento, sempre se la domanda sarà affermativa, e io spero di sì, riguardo il piano regolatore che si sta parlando adesso a Musa, col dibattito del sindaco Mezzadec. Ecco, grazie, questo qua volevo sapere, voglio salutarla tanto. Grazie, 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 siamo concittadini per questo. Allora, come dicevo, ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario, okay, e poi rispondiamo a quello telespettatore. Restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta. Ci siamo ricordati qual era il terzo argomento proposto dal telespettatore precedente, cioè era la situazione del sentiero Rilke. Sì, il sentiero Rilke, anzi ci tenevo, diciamo, a rispondere all'ascoltatore, nel senso che diciamo, mi sono, se posso dire personalmente, data molto da fare per trovare una soluzione sia con la regione, ovviamente col comune di Duino, e anche con una presenza anche importante del proprietario, non dimentichiamoci che insomma era una proprietà del principe di Torre Tasso, per un semplice motivo, perché ritengo che sia una delle zone forse più belle del nostro territorio anche dal punto di vista turistico. E non era possibile, comunque, diciamo così, noi avremmo dato la disponibilità ad acquistare il sentiero Rilke, ma il sentiero Rilke non poteva essere, diciamo, separato dal resto, ovviamente, che fa parte del parco naturale, delle falesie. Quindi l'unica strada percorribile concordata, diciamo così, con la regione da un punto di vista politico-amministrativo era quello di che fosse in qualche modo la regione a farsi carico di, come del Rilke, parte di un parco naturale, che in qualche modo lo desse in gestione al comune di Duino. Dopodiché, comprensibilmente, c'è anche il problema del legittimo, dico, del proprietario, che dice: a me, se vendo, interessa, diciamo, vendere l'intera, diciamo, proprietà, non il solo sentiero, rispetto al quale io avevo dato disponibilità ad acquistarlo come ente provincia, proprio nell'ottica della promozione e valorizzazione del territorio. Io penso, spero, auspico che ci sia una ripresa, diciamo così, di questi contatti tra l'amministrazione regionale, parchi e foreste, e il comune di Duino. Credo che l'unica soluzione ragionevole sia proprio quella che sia il comune di Duino a gestirlo. La regione non poteva acquistarlo, lo dovrebbe solo inserire dentro, diciamo, il patrimonio parchi della regione stessa. L'altro spettatore, beh, insomma, il discorso del sindaco, lo ringrazio per questa manifestazione, diciamo, di stima, ma intanto io faccio il presidente della provincia, appunto, come credo saprà anche lo spettatore, abito a Muggia, seguo anche con grande interesse quello che accade a Muggia, perché insomma è là che vivo gran parte del mio tempo. Ha sollevato un argomento molto spinoso, il tema delle antenne. Il tema delle antenne è un tema rilevante, credo, insomma, abito a Muggia dagli anni 70, ricorrentemente è sempre stato il tema, diciamo, clou, soprattutto di Muggia Vecchia, no? È ovvio che quella è una posizione importante per chi deve erigere un'antenna, come con Conello, insomma, lo è dall'altra parte. Io credo, ma ho seguito anche questa
questa questione, credo che una soluzione alternativa debba essere trovata. È ben vero che proprio per le norme legate alla telecomunicazione, insomma, chi ha eretto un'antenna e lo poteva fare in un certo momento rispetto a un piano regolatore, ovviamente ha vinto tutte le cause. Dopodiché io auspico sempre che ci sia un intervento dal punto di vista dei piani paesaggistici, no? Perché diceva giustamente il telespettatore, per lui è un problema di salute, diciamo l'azienda sanitaria dice che quello è stato puntualmente verificato e quindi non ci sarebbero emissioni che in qualche misura possono, cioè sono sotto la soglia prevista a livello regionale e nazionale, e certamente è un obbrobrio, è un monstrum da un punto di vista estetico in un territorio, diciamo, di pregio, no? Che ovviamente si vede danneggiato da questa presenza. È chiaro che quando si dice spostiamo l'antenna da là a un'altra parte, nasce dall'altra parte un nuovo comitato, ed è chiaro che le antenne si mettono non in fondo a una valle, ma in cima a una collina, ecco, sul discorso del piano regolatore so che è stato affrontato questo argomento e credo che in qualche modo il Comune di Muggia in qualche modo ne sia, diciamo, uscito, ecco, l'auspicio sia quello di non portare via, no, di, compatibilmente con le esigenze del territorio ovviamente, di non togliere aree verdi, perché questo ormai è il leitmotiv di tutti i nuovi piani regolatori, no? Possibilmente un recupero edilizio piuttosto che ovviamente un consumo di terreno, e questo è un fatto anche di sensibilità, diciamo, collettiva, no? Certo, teniamoci certo quel verde, poco verde che abbiamo, e magari ristrutturiamo altri immobili. Vediamo la prossima, sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno al Presidente. Buongiorno. Volevo una brevissima domanda, siccome ti sono messo in collegamento piuttosto tardi, ma ho sentito che si parlava di tutte le proprietà della provincia che passa alla regione. Allora, ho sentito che si parlava del teatrino di San Giovanni. Per cortesia, è il nostro Rosetto pure lui? Sì. Anche il Rosetto di San Giovanni? Sì. Sì, sì, tutto lei non si preoccupi, nel senso che tutto il patrimonio dal punto di vista della gestione amministrativa passa in regione. E come dicevo prima, noi già oggi abbiamo, diciamo così, dei tavoli, diciamo, politico, forse più che tecnici, ma anche tecnici aperti, per dire, una volta che il patrimonio passa alla regione, e lei ha sollevato un bellissimo argomento che è quello del Roseto, ma io invece dico tutto il parco di San Giovanni, no? Ecco, quindi noi, sia col dottor Rotelli, con la regione, anche col sindaco, credo la prossima settimana avremo un incontro proprio dedicato al Parco di San Giovanni, che dal mio punto di vista dovrebbe essere trasferito paro paro al Comune di Trieste. Poi con le risorse regionali è giusto che ci sia, perché il parco ha un costo di manutenzione. Ecco. Però mi sembrerebbe logico che un parco della città di Trieste, nella città di Trieste, venga poi gestito dal Comune. Ecco, su questo sicuramente è tenuto molto bene. Esattamente. È stato fatto un grossissimo lavoro già nel primo mandato della provincia col dottor Rotelli, è stato restituito questo bellissimo parco alla città, e beh, sarebbe peccato poi che cadesse in abbandono. Ma guardi, su questo c'è l'attenzione puntuale, avremo un incontro dedicato proprio all'interno del patrimonio al parco di San Giovanni. Bene, bene, io la ringrazio. Grazie a lei. Grazie tante, buongiorno, buongiorno. Quest'estate abbiamo fatto anche un servizio per un premio che ha ricevuto il Roseto di San Giovanni, quindi anche una soddisfazione poi per chi lo cura ogni giorno. Sì, anche perché diventa un elemento, visto tanti ospiti anche stranieri, di attrazione turistica, per questo quando parlavo della famosa cappella mortuaria, si voleva far là un info point anche per il Roseto, no? Dove uno poteva vedere, diciamo così, ovviamente virtualmente tutte le rose, le schede, insomma, io spero che questo anche in futuro si possa realizzare, oltre a tutta la storia, diciamo, anche se vogliamo, della psichiatria triestina, no? Cioè, che non prima, deve essere l'OPP rappresentava, quando è stato realizzato dall'Austria
un ospedale, appunto, c'è un info point che era, no? Quindi il passato, il presente e anche il futuro, insomma, questo aveva una logica, un senso, magari all'interno di un progetto europeo, ecco, credo che quella sia la strada giusta. Anche perché per l'epoca Trieste era all'avanguardia su tante cose, pensiamo anche al sistema di movimentazione delle gru in porto, attraverso la centrale idrodinamica che è stata ristrutturata, cioè, avevamo tante eccellenze, per usare una parola di oggi rivolta a... Guardare il passato ci serve per ricordare come eravamo e guardare anche il futuro. Una punta di nostalgia, forse, anche. Sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Sara Daniela. Volevo chiedere, questa l'ex scuola Galileo Galilei, la scuola che è stata completamente abbandonata, non c'è manutenzione, cascano i pezzi, le finestre, la signora Poropa penso che lo sappia perché abita qui in zona, in via Stuparizzi, via Ginnastica. Pensate di fare qualcosa perché è veramente pericoloso. Nel parco cascano gli alberi, ci sono le pantigane che girano, e la scuola cascano i vetri, è una cosa veramente pericolosa qui in zona. Ero un po' perplessa sul fatto che sul Galilei siamo intervenuti abbastanza massicciamente, se parliamo del Galilei via Rossetti, perché altre cose non so. Ma signora, parlare di Egitto, non è Galilei. L'ex scuola, quella che è in via Ginnastica, la vecchia sede del Galileo Galilei. Non ho presente dove sia. La vecchia sede, via Stupa, che è il vostro grande parco. E della provincia come quell'immobile? Ma in questo momento è sede di quale scuola? Non c'è niente, è uno stadio abbandonato da anni. Ecco, no, per questo ero un po' preoccupata, perché sul Galilei scuola abbiamo rifatto tutte le... quella che era una volta la sede del Galilei. È un immobile vuoto di proprietà della provincia, che abbiamo anche messo in quella parte, diciamo, di patrimonio disponibile, cioè l'abbiamo messo in vendita, non ci sono state offerte. Al momento non ci sono state offerte, l'immobile è vuoto, è anche, insomma, interessante secondo me dal punto di vista strutturale, diciamo così, dopodiché vedremo il da farsi. Ecco, l'avevamo messo, dopo averlo liberato, diciamo, dalla scuola, l'avevamo messo come patrimonio disponibile. Quindi in questo momento non ci sono state offerte, anche ovviamente di soggetti privati, no? Per acquistare quell'immobile là. Vediamo, come abbiamo fatto anche su un altro immobile di proprietà della provincia, di avviare un percorso, diciamo così, alternativo, no? Per cui cediamo l'immobile in cambio di lavori, insomma, trovare degli accordi, no? Con le ditte che fanno le ristrutturazioni in cambio di altri lavori, di solito li abbiamo fatto sulle scuole, se è possibile fare una sorta, chiamiamola, di permuta. Certo, certo. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Saluto tutti quanti. Pronto? Sì, dica, ascoltiamo. Non riuscivo a sentirlo. No, volevo dire, per quanto riguarda il tram che ha aperto il telegiornale, il tram, quando è stato tolto, la CEGAT o chi era di dovere, aveva tolto tutte le linee e lì c'è stato un bel guadagno sul rame. Facciamo un po' di conti e vedremo come vanno le cose, e per questo motivo forse hanno fatto questa scelta forsennata, perché adesso forse sarebbe stato comodo. Secondo, la Trieste Trasporti sta cambiando tutte le pensiline delle fermate, che le cambia nuove per metterle altre nuove. Adesso io non riesco a capirlo, cioè io guardo quella che è vicino a casa mia, che è sotto lì a Giulia, l'hanno cambiata, è uguale. Se era solo da sistemarla era un discorso. Poi il problema delle pensiline qui a Trieste, nessuno ha pensato che noi abbiamo la bora. C'è uno che va sotto, sì, sicuramente si protegge un po' dalla pioggia, però quando sotto la bora si protegge niente, perché piove è assolutamente impossibile stare anche dentro, e anche sono piccole, tra parentesi. Poi volevo dire, signora Poropat, InfoPoint, no? Lei, siccome è una professoressa, in italiano non si dice InfoPoint, ho guardato il dizionario, si dice casomai ufficio informazioni,
parliamo un po' di italiano e non parliamo sempre questo inglese che viene mescolato, poi senza parlare che del Triestino poi siamo persi in lunghe strade, no? Allora cerchiamo di restare nel nostro, perché già quando voi parlate, parlate Friuli e non Friuli Venezia Giulia. Mi scuso, arrivederla, buongiorno. Grazie, grazie a lei per aver chiamato, buona giornata. Beh, si diceva prima, sì, le pensiline, ci sono sempre critiche perché appunto le hanno installate, ma in molte zone mancano magari le protezioni laterali, sì, sì, che un minimo forse ti difenderebbero dalla pioggia. Non siamo noi, vento. Non è la provincia, ma questa segnalazione è stata fatta anche, penso, sul territorio carsico, no? Cioè, che è ancora più freddo, se vogliamo, quindi questo ovviamente viene segnalato a chi di dovere. Non so di queste pensiline nuove che vengono sostituite di nuove pensiline che sostituiscono pensiline. Penso che si riferisse più che alle tabelle informative, quelle nuove elettroniche, penso, più che intendesse. Ha parlato di pensiline. Sì, lo so, però non lo so perché mi è venuto in mente il discorso. Si può anche forse ho capito vedere, male io cosa intendeva lo spettatore. Ma sai, quello del tram non credo proprio che neanche all'epoca sia stato ceduto il tram per vendere, diciamo, i rame, mi sembra. Indubbiamente, dicevamo anche prima, commentando fuori onda, oggi c'è una sensibilità completamente diversa e tutti vorremmo avere il tram, no? All'epoca sembrava invece che il tram fosse un mezzo di trasporto molto lento, che le rotaie ingombrassero, diciamo, lo spazio stradale, e quindi si sono scelte altre strade. Oggi c'è una sensibilità anche ecologica diversa, no? Che ci fa anche apprezzare, se vogliamo, un movimento lento dal punto di vista del turista, ecco. Però allora questo non c'era. Beh, sull'info point ho usato questo termine nel senso che è un termine, come dire, usuale, anche perché aveva proprio questa finalità di un punto, come dice il signore, informativo, soprattutto per i turisti, no? Perché ovviamente noi possiamo andare a passeggiare nel parco, guardiamo le rose, ma insomma l'idea era proprio quella anche di raccontare ai turisti non solo la storia del parco, ma la storia, diciamo, di quello che era l'ospedale psichiatrico, ospedale d'avanguardia, insomma, all'epoca, di come oggi invece l'abbiamo restituito, insomma, come condomini alla città, quindi aveva una finalità informativa forse più per i turisti che per i cittadini, o se vogliamo anche per i turisti. Sì, infatti poi quando si parlava appunto del tram fuori onda, ricordo che ad aver letto che era all'epoca l'assessore Salvatore Cannone, era l'assessore comunale che aveva promosso appunto l'eliminazione del trasporto su rotaia a Trieste, dicendo che il traffico sta crescendo, sta aumentando, parliamo fino agli anni 60, sì. E gli autobus consentono una manovrabilità più molto bella, più, perché non sono legati appunto ai binari, quindi è già quell'epoca, se vedesse oggi il traffico che abbiamo oggi, poi veramente si renderebbe forse conto che magari lasciare almeno alcune linee potrebbe avere un senso. Ma vabbè, è inutile fare della dietrologia, perché d'altra parte anche è impensabile, penso, oggi riproporre di rimettere le rotaie, perché sono state, mi pare, tolte ormai tutte e non semplicemente coperte con l'asfalto. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto volevo fare gli auguri alla signora Laura. Sì, Laura Bucarella, la nostra gravidanza. Grazie. E poi volevo ringraziare la signora Bassa Poropat, che in questo momento rappresenta la provincia. A me dispiace molto che la provincia se ne vada, cioè ho avuto un rapporto e tanti anni fa, da piccola, meraviglioso con la provincia. Ero fra quei bambini bisognosi in situazioni particolari nel dopoguerra che la provincia ha magnificamente aiutato a crescere, e con delle persone meravigliose che lavoravano, che non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere in qualche modo diversa, perché lo ero, e che si sono interessate a me. Io ho dei ricordi della provincia meravigliosi, a partire dalla Befana, dalla festa della Befana della provincia, a partire dai pacchi della provincia e ai pacchi dono anche fuori Befana, e a quello che ha fatto la provincia per aiutarmi ad essere quella che sono anche.
Quindi vorrei solo ringraziare, non voglio interferire e dire mi va bene, mi va male perché ho dei ricordi belli, so che siamo nel passato, adesso c'è il futuro e non è più la stessa situazione, cambia tutto, però effettivamente la provincia per me è stato un punto, non solo per me, anche per mia madre che ha aiutato mia madre, ha aiutato me e con un... in un modo che non riconosco assolutamente più adesso, ma insomma sarà anche normale. E volevo solo dirle questo. Grazie comunque per quello che avete fatto per me e per tutti quelli che adesso sono vecchi ormai, ma che si sono trovati in situazioni veramente brutte e alle quali avete saputo tenere testa e badare e gestire bene. Grazie. Volevo dirvi solo questo. Grazie. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Grazie signora per questa testimonianza che non può che farmi ovviamente piacere. Io all'epoca non c'ero, ma quando si parla bene del lavoro di un ente, ovviamente nel quale opero, mi fa soltanto piacere. Quella volta la provincia aveva competenze importanti proprio nel settore sociale, no? Non a caso appunto ospedale psichiatrico, psichiatria, tutto avveniva all'interno della provincia. Poi il cambiamento delle leggi ha fatto sì che le competenze in materia sociosanitaria passassero ai comuni. Però ovviamente un ricordo così positivo evidentemente della signora mi fa piacere anche per tutti quegli operatori, per gli uffici che evidentemente si dedicavano con passione anche a situazioni complesse. Certo. Grazie. Abbiamo spazio ancora per una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi riferisco al discorso delle pensiline. 2 anni fa abbiamo chiamato Tele4, soci del Marina Mercantile, per evidenziare la totale inutilità delle nuove pensiline messe alla fermata dell'autobus, cioè quelle senza protezioni laterali. Ci è stato detto, e penso anche al signor Avarino, che quelle pensiline erano gratuite e venivano messe in cambio di pubblicità. Infatti la prima pubblicità era un'impresa di pompe funebri e quindi mi sembrava veramente ad hoc. Poi abbiamo insistito e ci è stato detto che le vecchie pensiline erano fuori legge perché impedivano il transito delle sedie a rotelle. Questa è una bufala gigantesca perché avevamo soci in sedie a rotelle che sono sempre passati tranquillamente, a meno che non si alludesse a sedie a rotelle matrimoniali o per gemelli, allora in questo caso non ci passavano. È veramente una cosa vergognosa perché proprio ieri con la bora, col freddo, c'erano persone anziane che sembravano i passerotti o i colombi tutti gelati lì raccolti. Possibile che non si possa fare niente. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie a lei signora. Sì, come dicevo prima, non è una competenza specifica nostra, ho ricevuto anche da altri, in altre occasioni segnalazioni, come dice la signora, e credo che su questo si può anche riprendere, diciamo, il discorso con chi di dovere, no? Perché mi sembra che l'osservazione sia giusta. Sul fatto sul discorso della pubblicità è in parte vero, nel senso che ovviamente la pensilina per definizione è un luogo dove uno sta fermo e guarda una pubblicità. C'erano stati alcuni accordi, per cui però non so molto di più perché, ripeto, non rientra nelle competenze nostre, ma sicuramente mi informerò. Bene. Siamo praticamente in chiusura. Un'ultima domanda. Chi sarà allora il prossimo sindaco di Muggia? Ah beh, questa è una domanda che non deve porre a me. Come ho detto anche in altre occasioni, credo che Muggia in questo momento, come dire, si giochi una sfida importante anche rispetto alla riforma di cui abbiamo parlato prima, eliminazione delle province e le UTI, perché penso che Muggia potrebbe, per le dimensioni che ha, essere un tramite significativo e importante tra il territorio, i piccoli comuni, gli altri piccoli comuni, il comune di Trieste, ecco, c'è anche una presidenza UTI, quindi insomma penso che Muggia potrebbe puntare, no, anche una presidenza UTI, per quanto, diciamo, ne so e mi riguarda, quindi come dico spesso, più che di primarie dovremmo prima pensare a qual è il programma, diciamo, da costruire con i muggesani su Muggia, quali sono le priorità in questo momento. Io vedo, ripeto, che Muggia può giocarsi
una carta, diciamo, molto importante anche rispetto allo sviluppo economico, la portualità, il turismo, eccetera, e poi decidere magari chi è il candidato più adatto, a, perché non è solo le primarie, cioè io sono sempre stata contraria perché diciamo, suscita la simpatia dei cittadini, la conoscenza. Dopodiché amministrare è un'altra cosa, no? E Marino ci ha insegnato questo, cioè Marino sarà un'ottima persona, però amministrare, ovviamente Muggia non è Roma, però amministrare vi assicuro oggi è, al di là di quello che a volte pensano i cittadini così in polemica con i politici, è veramente una sfida non da poco per il calo di risorse, per la complessità delle norme, quindi io auspico che Muggia, come dire, poi candidi un sindaco competente, ecco, che faccia poi crescere la città. Questa è l'unica cosa che posso dire. Certo, anche perché forse le primarie andrebbero fatte non solo sulle persone, ma anche sui programmi. Ma io, no? Ho sempre detto, prima facciamo un programma e poi diciamo chi è la persona più adatta in questo momento. Ma anche su programmi forse diversi, cioè io mi candido sindaco con questo mio programma. Perché se no parliamo solo di persone, quella mi piace, quella non mi piace, quella la conosco, quella non la conosco, ma poi bisogna amministrare e ovviamente alla luce di un programma che, ripeto, per Muggia potrebbe essere anche... secondo me è un programma ambizioso. Certo, ogni candidato sindaco magari porta un suo programma. Io magari ho una sensibilità magari ambientale, porto in primo luogo tematiche di carattere appunto come possono essere le antenne, ma mille altre cose. Un altro magari invece si rivolge, che so, al trasporto pubblico. Appunto, magari se devo scegliere, sapere che cosa farà l'uno e che cosa farà l'altro. Certo. Bene, allora finisce qui questa seconda parte di Sveglia Trieste. Ringraziamo la Presidente Maria Teresa Bassaporro-Patta per essere stata con noi. Vi lascio per qualche minuto di pubblicità e poi inizia la terza parte della nostra rubrica Sveglia Trieste in salute, dove Umberto Bosazzi dialogherà con il psicologo dottor Paolo Baiocchi. Grazie per averci intanto seguito e una buona giornata. Restate con noi. Allora, buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento di Sveglia Trieste dalle 9 alle 9 e mezza circa. Siamo in compagnia del dottor Paolo Baiocchi, che è il direttore dell'Istituto Gestalt di Trieste. Buongiorno dottor Baiocchi, grazie buongiorno. Per essere tornato a trovarci. Buongiorno. Lei ogni tanto è il nostro ospite, con il quale parliamo di un'iniziativa che si tiene domani mattina e pomeriggio, mattina se non pomeriggio, mi sbaglio, sì, inizia a 9:30. In Aula Magna dell'Università di Trieste, dove, e poi scopriremo anche in quale modo, la psicologia o comunque insomma la Gestalt, l'Istituto Gestalt, incontra, se vogliamo, le opportunità, un tipo particolare di opportunità di lavoro. Ho detto giusto? O... Sì. Ah, intanto mi scusi, come sempre, chi volesse intervenire, a disposizione c'è il numero di telefono che è sempre lo stesso, 040 31 39 93. Procediamo con ordine però, appunto. Esattamente, noi domani... facciamo insieme a tante persone, abbiamo tanti invitati, facciamo un convegno che si intitola Le chiavi mentali per accendere l'autoimprenditorialità. E questo è un convegno che è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, counselor, operatori sociali, educatori, perché? Per cercare di coinvolgere tutte le persone che hanno a che vedere con altre persone in una relazione d'aiuto all'interno di un progetto di sostegno non soltanto alla gestione delle emozioni o delle relazioni, perché quando noi lavoriamo nell'area del disagio con le persone che soffrono, ma vista la crisi economica e visto i percentuali preoccupanti di disoccupazione che stanno affliggendo il nostro paese, noi della Gestalt riteniamo sia fondamentale entrare un po' in campo anche nel dare il sostegno che possiamo, il contributo che possiamo per aiutare le persone disoccupate e con difficoltà lavorative a rivitalizzare il proprio approccio verso il lavoro. Noi possiamo farlo perché la Gestalt è una forma di psicoterapia fondata sull'esistenzialismo, e mi spiego, l'esistenzialismo è una corrente filosofica che... C'è un po' un mito, no? Anche nel senso che quando uno dice esistenzialismo pensa subito a Juliette Gréco, a Le Cave, a Sartre. Se parafrasandolo, Sartre a un certo punto dice: non è tanto importante quello che hanno fatto di me,
quindi la storia, il passato, i condizionamenti sociali, ma ciò che io faccio con quello che hanno fatto di me. Quindi è vero che abbiamo ricevuto un condizionamento da tanti fattori, la genetica, anche il condizionamento socioculturale o la famiglia o i traumi, però ciò che io farò poi come libero agente consapevole, come coscienza, come volontà che agisce nel mondo, è importante perché abbiamo degli strumenti attraverso i quali la volontà, se esercitata e sviluppata, può veramente interagire in senso costruttivo, creativo e progettuale. Allora, noi che viviamo questo proprio come pane quotidiano, questo è l'approccio che abbiamo, siamo resi conto che lavoriamo nel gestire la sofferenza nel mondo interno quando lavoriamo in terapia, non lavoriamo tanto diversamente da come un buon manager, un buon imprenditore affronta il mondo concreto. Cosa vuol dire? Sì. Addestriamo una persona a gestire il mondo interno con efficacia, con ordine, con progettualità, stando nel qui ed ora, avendo il coraggio di affrontare la verità, la concretezza dei problemi interiori, esattamente come un buon manager affronta le vari carichi di lavoro. Mi interessa il titolo del convegno, le chiavi mentali per accendere l'autoimprenditorialità. Abbiamo due concetti, secondo me, posto che autoimprenditorialità sta, fermo e là. Certo. Però chiavi mentali e accendere, credo siano due fasi successive. Sì, al convegno sono invitate delle persone di grande rilievo che ho il privilegio di aver incontrato e con il quale aver costruito una relazione in tanti anni di lavoro e di vita anche. Faccio un esempio, Jacopo Fo, o Daniela Benetton, Stefano Graziani, che è un uomo molto importante nel vino, è un grande imprenditore. Cosa vengono a raccontarci? Perché noi siamo terapeuti, non siamo imprenditori, non vogliamo neanche modificare la nostra natura, noi non stiamo facendo un corso per insegnare nulla ai manager, dopo vi spiegherò qual è il senso reale di questo convegno, cosa facciamo. Allora abbiamo invitato chi si occupa di imprenditoria, perché raccontino agli operatori, al pubblico, come loro hanno potuto raggiungere in campo economico il successo. E la cosa interessante è che siccome sono persone anche dotate di un grande senso etico e di una grande, un afflato verso la società e la comunità, non a caso vengono, lavoreranno gratuitamente nel progetto di cui le parlerò, sono anche legati all'arte, alla musica, quindi sono fra tutte le persone che ho conosciuto coloro che più riescono a coniugare due cose che sembrano quasi impossibili a coniugare, cioè il successo in campo economico e anche l'arte, la creatività e l'amore. Quindi l'etica. Sono anche effettivamente esperienze completamente, completamente diverse, nel senso che per quello che conosco, immagino che Dario Fo parlerà forse anche dell'esperienza di Alcatraz o comunque della sua comunità, quella in Umbria, eccetera. Quindi punti di partenza e punti di arrivo completamente, completamente differenti. Qual è il trade union fra tutti i vari ospiti? Il trade union è proprio le chiavi mentali, quello su cui metteva l'accento lei prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per poter raggiungere degli obiettivi in campo lavorativo e anche in tutti gli altri campi della vita, come dicevo, noi non lavoriamo con le cose imprenditoriali, lavoriamo col mondo interno, con le emozioni, è necessario sviluppare all'interno della nostra coscienza, della nostra volontà, degli strumenti per poter ben far funzionare la nostra mente e il nostro corpo. Dobbiamo ad esempio addestrarci a creare delle regole positive, delle buone pratiche e non lasciare che il nostro corpo sia in balia di regole spontanee o di cattive abitudini, dei vizi o di cattive abitudini che sono così facili da prendere, purtroppo basta guardare l'alcol, il fumo, la droga, mille cattive abitudini. Anche perché c'è qualcuno che insiste a farle passare come se fossero qualcosa di figo, che questo è un altro discorso sul quale bisognerebbe intervenire un'altra cosa. Allora, queste chiavi mentali cosa sono? Sono degli strumenti che vanno allenate e che non si trovano, non sono in dotazione purtroppo nella nostra volontà.
ma bisogna poter apprendere da un mentore, da un maestro, da un amico che già porta questa tradizione esistenziale, qualcuno che le ha già sviluppate. Allora, nella relazione con qualcuno che ha avuto la fortuna e la forza umana di costruire in sé questo tesoro che poi servirà a governare la propria mente, il proprio corpo, allora, se una persona sta in contatto con qualcuno che ce le ha e ha l'umiltà di imparare, può assorbirle e cominciare a svilupparle in sé. Allora succede che la propria mente comincia a rispondere come dovrebbe, quindi la mente rimane lucida, la mente può processare problemi, può gestire le emozioni, il corpo può essere disciplinato a delle abitudini sane e corrette. Questo ci verranno a raccontare, ci diranno in specifico quali sono state le chiavi che hanno caratterizzato la loro storia di successo, di buoni risultati. Questo nella prima parte. Sì. Nella seconda parte, mi pare di capire, sì, c'è una tavola rotonda, certo, eccetera, dove probabilmente si andrà più sul pratico. Allora, non necessariamente. Manca un passaggio e lo completo immediatamente. Okay. Il convegno, oltre a essere un momento di grande festa per me, di grande gioia, di poter avere tutti questi amici e far qualcosa insieme per la città, in realtà il lancio rappresenta il lancio di un progetto che l'Istituto Gestalt Trieste sta proponendo alle comunità. Questo progetto si chiama Scintilla e Mattone ed è un progetto rivolto ai disoccupati. Attiveremo in due regioni, in tutte le città di due regioni, cioè Trentino Alto Adige e la nostra Friuli Venezia Giulia, parecchi gruppi di Gestalt Empowerment per sostenere, che saranno gratuiti, è un progetto sociale, per sostenere i disoccupati. I disoccupati entreranno in questi gruppi, uniranno le loro menti, i loro cuori e aderiranno a un progetto, prima di empowerment, quindi di rafforzamento psicologico iniziale e di gestione delle proprie emozioni, poi di bilancio di competenze e poi verranno aiutati con una sequenza programmatica e progettuale, verranno aiutati a reinserirsi nel mondo del lavoro, costruire nuove forme di lavoro, avere forza per poter andare a cercare con efficacia i lavori che già ci sono ma che non sempre sono facilmente, sì, accessibili. Sbagliare assieme fino a ricalibrare e arrivare al successo, e speriamo anche possano dare origine a questi progetti a delle start-up, a forme di cooperazione fra i disoccupati che si aiutano. Abbiamo anche un po' una mission di tipo ecologico, non soltanto economico. Allora, il progetto Scintilla e Mattone, che è un progetto triennale su due regioni, che vedrà coinvolti 30 gestaltisti, 30 psicoterapeuti o counselor formati dal nostro istituto e che sono dislocati nelle due regioni, nelle varie città. Ecco, questo verrà compiuto. Il convegno è un po', come dire, il primo colpo di cannone per dire guardate che esiste questo nostro contributo per aiutare le comunità a risollevarsi, facciamo quel che possiamo. Allora, ecco che la tavola rotonda del pomeriggio, arrivo, scusi la premessa. No, vabbè, è giusto. La tavola rotonda del pomeriggio, dove c'è, insomma, sono coinvolti vari politici, dove c'è Franco Rotelli, dove c'è Paoletti, dove c'è Adele Pino. Mm-hmm. Loro cosa faranno? Daranno la loro impressione di come stanno andando le cose viste dalla loro istituzione, com'è il mondo del lavoro e disoccupazione. Faranno un po' il punto visto dai loro occhi, ci racconteranno quali sono le risorse che già le istituzioni mettono in pratica e io mi auguro dove sia possibile che ci sia una collaborazione, dove il nostro progetto non rimanga una realtà isolata, certo, fatta da 30 persone, ma che si possano unire le forze, quindi se c'è una complementarietà, questo è la... Ho capito. Senta, dottore, in genere, non so, forse quando si parla di persone che si rivolgono all'aiuto dello psicologo, forse ancora c'è una certa... diciamo un pregiudizio anche positivo, ecco, insomma, non mi viene in mente un termine migliore, no? Magari qualcuno pensa ancora
più al lettino dello psicanalista che allo studio dello psicologo, eccetera. Occuparsi di una persona, per esempio, che ha perso il lavoro, magari che ha perso il lavoro, certo, voglio dire, in età diciamo avanzata, adesso non so se il termine, con i termini si usano, poi dopo hanno sempre il valore che hanno, però voglio dire, immagino che sia con queste persone necessario appunto un approccio completamente diverso anche dal punto di vista vostro, cioè sono persone che magari su determinati problemi che possono essere appunto di varia natura, debbono fare i conti anche con il problema di rimanere senza lavoro. Alcuni magari possono, si pensa sempre chissà perché all'uomo, no? Però possono esserci anche delle donne che rimangono senza lavoro, pur avendo magari il marito che lavora, quindi magari possono essere anche persone che non hanno problemi economici che gravano sulla loro condizione di disoccupazione. Possono esserci viceversa persone che appunto oltre al problema della disoccupazione hanno anche problemi economici perché l'altro coniuge non lavora o perché non sono sposati, eccetera. È una galassia, diciamo, immagino, è una galassia relativamente nuova intanto. No, perché noi abbiamo fatto un progetto pilota compiuto nel 2014 proprio per testare, per fare un primo piccolo test della funzionalità del progetto, l'abbiamo fatto poi in sordina, però in collaborazione con la provincia di Trieste, quindi Adele Pino ci ha sostenuti. E proprio lì, proprio in provincia, loro stessi distinguevano tre principali categorie di persone che soffrono di questa condizione. Sono i giovani, abbiamo una percentuale veramente incredibile di ragazzi che rimangono senza lavoro. Ci sono persone, come diceva lei, che a una certa età, tra i 40, la fascia dei 40-50 anni, avevano lavoro e l'hanno perduto, e puoi immaginare qui abbiamo il quadro peggiore, perché sì, specie maschi, perché hanno perduto anche la dignità del lavoro, c'è un senso di fallimento, c'è uno stato emozionale di depressione che è abbastanza ovvio. E poi abbiamo un'altra categoria che sono le donne, che spesso sono donne che hanno allevato dei figli e che quando i figli cominciano a essere indipendenti e autonomi, ovviamente ricercano nel lavoro una, non per forza, come diceva lei, un bisogno economico, di soddisfare un bisogno economico, quanto un bisogno anche di identità e di dignità, di autonomia, nel senso che è bello sentirsi utili all'interno di una famiglia. Se principalmente ho allevato i figli e mi ritrovo adesso anch'io a 40 anni, a 45 anni, con i figli cresciuti che se ne vanno dal nido, poter dire anch'io contribuisco alla famiglia, occupo il mio tempo e sono anche utile non solo alla mia famiglia ma anche alla società, alla comunità, è un problema non soltanto economico, è un problema di dignità. Però immagino poi che per come sta girando il mondo, insomma, no? Poi credo che, ma è una mia impressione, siano saltati parecchi equilibri sul quale bene o male si reggevano le famiglie e si reggeva fondamentalmente anche la società, no? Cioè, per esempio, l'idea che i nonni debbano essere considerati anche, come posso dire, voglio essere un po', anche dei bancomat, no? Ma è così delle volte, no? Cioè siamo arrivati all'assurdo che le persone anziane che possono contare su una pensione più o meno alta diventano in alcuni casi, c'è da rabbrividire a solo pensarlo, anche una fonte di sostentamento magari per i figli, eccetera, e credo che questo alla lunga sia un problema che si ripercuote sui figli, ma credo, accidenti, anche sugli anziani. Cioè credo che da un po' di tempo a questa parte siamo di fronte a scenari sociali
e conseguentemente psicologici, oppure psicologici e conseguentemente sociali, completamente da, forse da studiare. Mi viene alla mente, mentre parlava, un film che ho recentemente visto di Ficarri Picone. Lei sa che quando parla di cinema io sono sempre che mi... Ah sì, no? Andiamo a quel paese dove evidentemente caricaturizzano proprio questo trend sociale, dove un po' il centro del film consiste nel fatto che ci sono due giovani famiglie, due amici, di cui uno sposato, l'altro no, che non hanno di che mangiare perché hanno perso il lavoro a Roma, allora ritornano nel paese di origine dove ci sono i pensionati. Ecco. E quindi dapprima costruiscono una specie di ospizio familiare, prendendo tutti i parenti con pensione. Poi siccome queste persone purtroppo naturalmente muoiono, uno dei due deve sposarsi una... la parente di un altro. Sì, anziana, per garantirsi la reversibilità. Quindi questo è proprio una... No, uscendo un po' dallo scherzo. Che però. Quello che abbiamo. Però non un film. Anche Sordi prendeva in giro l'Italia, ma toccava dei temi tipici di noi italiani. Punto. Se questi film compaiono, da qualche parte la crisi economica deve essere una realtà. Punto. Quello che vediamo noi è che purtroppo questa funzione sociale degli anziani che hanno anche la pensione si sta esaurendo, perché le scorte familiari, cioè una volta le famiglie avevano dei risparmi e questi erano come un polmone che garantiva anche ai giovani di poter fare degli investimenti di tipo economico, poter investire sullo studio, poter investire. Si è ridotto tantissimo, cioè è stato consumato in questi anni della crisi una sorta di piccoli patrimoni familiari. Quindi noi vediamo i giovani non solo sono disoccupati, ma non possono neanche più contare su questa forza di accumulo che i vecchi hanno fatto proprio per poter favorire i giovani. Quindi c'è una sorta di paralisi anche dello slancio, se vuole, autoimprenditoriale, come diciamo noi, ma non solo, ma anche dello slancio verso la culturazione e la formazione. Domanda che di solito viene fatta agli economisti, ma insomma si intravede una luce alla fine del tunnel, oppure la luce che si intravede, come qualcuno diceva anni fa, è una locomotiva, è un'altra locomotiva che ti viene addosso? Perché a leggere determinati, a leggere certi numeri si potrebbe essere tranquillizzati, se poi vedi invece certe situazioni, eccetera. Per dire, il successo di un'iniziativa come la spesa sospesa, che questa possibilità significa, c'è voglia di aiutare perché c'è la consapevolezza della necessità di aiutare. Quindi voglio dire, io non vedo segnali così incoraggianti ancora. Allora, io non sono un economista, lo premetto proprio perché per relativizzare parecchio la mia risposta, quindi per non prendermi un'autorità che non ho, non sono neppure un imprenditore, sono un terapeuta, un formatore. Però ho un vantaggio, siccome lavoro non solo a Trieste, ma lavoro un po' in tutta Italia e vedo gruppi di persone, non solo vedo pochi pazienti, ma lavoro molto con i gruppi e lavoro anche all'estero, lavoro molto in Spagna, in Brasile, in Germania. Le dico quello che vedo e quello che mi sembra di notare stando in contatto con le persone. La crisi economica non si risolleverà per me. Saranno le persone a risollevare piano piano l'economia, non passa la crisi, è un po' come dire... la metafora che io utilizzo spesso per spiegarmi quello che sta succedendo a noi è quella della Seconda Guerra Mondiale. I nostri nonni e i nostri genitori attraversarono un periodo terribile, la Seconda Guerra Mondiale. Le case vennero bombardate, tante persone morte. Cosa hanno fatto i nostri genitori? A un certo punto sono tirati sulle maniche e hanno iniziato a ricostruire il paese. E c'era un grande fervore, c'era una grande spinta che non veniva dai politici, che non veniva dalle nuove leggi. Sì, ho capito. Veniva dal fatto che la gente si era rassegnata al fatto che c'era stata una devastazione terribile di tutto e quindi tutti contribuivano. E guardi che spesso dopo le guerre i popoli rinascono, fioriscono.
Io ho dico, questa è una metafora che mi tocca perché credo che a livello economico sia successo qualcosa di molto simile a quello che è successo anche in altri piani, proprio architettonico, strutturale, una devastazione. Della guerra. Una devastazione, sì. Sono stati bruciati i patrimoni, sì. Sono state bruciate le speranze, sono saltati i posti di lavoro, cioè la gente non assume più, solo licenzia, le aziende che sono in trend positivo sono poche. Allora qui non passa la crisi. Io penso che dobbiamo entrare in una sorta di accettazione che quello che è stato, è come nel dopoguerra, non è che uno dice forse fanno una legge che non c'è la guerra, no, la guerra c'è già stata, sì, sì. La devastazione c'è già stata, quindi dobbiamo tirarci sulle maniche un'altra volta e ricostruire. È un po' questo è quello che potrebbe risollevare. Dove ci sentiamo anche di dare un contributo terapeutico, ma soprattutto umano e logico, alle persone, alle comunità. Noi, ripeto, non siamo imprenditori, chiamiamo apposta gli imprenditori perché ci parlo di imprenditoria che non è il nostro pane, però siamo in grado di giocare con le chiavi mentali. Allora, perché non accoppiarli, perché non sostenere anche concretamente? Scusi, dico una cosa che, se mi permette, giusto una roba. Tempo fa in terapia arrivava Gigi. E Gigi portava questo problema: ho un problema con mio figlio, ho un problema con mia moglie, ho il problema con il mio collega, oppure ho una malattia, eccetera. E noi lavoravamo sulle emozioni e sulle relazioni, allora si andava a vedere il passato, eccetera. Ma quando Gigi oggi arriva e mi dice, sono stato licenziato, oppure ci guardiamo l'un l'altro qui in azienda per capire chi è il prossimo che verrà licenziato, e abbiamo paura? Lavoriamo per anche carichi di lavoro impossibili, perché se no chi non lavora qui viene licenziato. Il problema non è mica più una cosa emozionale. Che cosa serve andare a vedere i traumi dell'infanzia, sì, o risolvere le relazioni? No, il problema è che se uno ha perso il lavoro deve riuscire a trovare un modo per portare a casa il pane. È diverso. È diverso. È diverso. Allora, ricordiamo... No, accidenti, se è diverso. Ricordiamo allora l'appuntamento di domani a partire dalle ore 9 all'Aula Magna dell'Università di Trieste, su proprio nel corpo centrale. Io ringrazio il dottor Paolo Baiocchi. Ricordiamo l'appuntamento che si chiama appunto Le chiavi mentali per accendere l'autoimprenditorialità. Io ringrazio il dottor Paolo Baiocchi, direttore dell'Istituto Gestalt di Trieste, per essere stato con noi. Buon lavoro. Ringrazio voi. Buon lavoro anche per domani. Vi ricordo soltanto alle 13.20 l'edizione meridiana del telegiornale, poi alle 19.30 l'edizione serale, alle 18 Trieste in diretta e poi questa sera alle 21 c'è anche l'appuntamento con Ring. Grazie a tutti, buona giornata. Buongiorno a tutti.